gli assaggi degli unboxing che mi sono arrivati per gli assaggi stessi. Quindi c'è pure zia, c'è pure zia. Sia Caglia. Io non stavo in disparte perché guarda che sei la più richiesta d'Italia. Sì, che non c'è più zia pappa vera. Ma le pesci? È vero. Ma le sue pesci? Allora, stavolta c'è un sacco di robe da assaggiare. Sì. Un sacco di robe. Dai. Sì. Un pino di roba. Allora, guarda. Un pino innanzitutto, roba. Questo uovo, ringraziamo Titti Manson. Titti, grazie a Titti. Questa qui l'ha dato a mio figlio. Però siccome dentro la scatola i corrieri hanno dato forte, l'hanno spaccato. Rotto, Allora mio figlio già ce n'ha avuti due da me. E quindi le mandiamo noi, ci fammo l'assaggio. Già gli ho detto, che va bene. Battimolo. Lo mettiamo. A Jonathan pure gli piace. Piace Jonathan. Batman. Poi questo lo mettiamo. Però se lo mettiamo lì dopo come fanno a mangiare? Dopo c'è anche l'oliva. Oh. L'oliva di chi è? L'oliva sbucciata. Tagiasche. Chi l'ha mandata l'oliva? L'oliva e tagiasche. Poi c'è, guarda. Una bella colomba con nocciole, pere e cioccolato con nocciole da parte di Fabrizio. Grazie Fabri. Guarda un po', guarda, leggi delizie delle fate per gli assaggi, goditi il tuo regalo da Fabrizio. Fabri, grazie. Grazie, invece da me? Guarda che roba, guarda. Legge. Guarda cos'è. C'è questa roba. Godi il regalo da Fabrizio. Questo zia. Da casa nostra a casa vostra. Goditi il tuo regalo da Fabrizio Fabri. È un formaggio. Guardate cos'è. Formaggio sarà. La mostarda. È un pecogino. Formaggio di capra. Un caprino. È grosso, A voi a magnati. Salumificio artigianale. Lucca. Fai da te. Guarda che roba, guardate un attimo cosa c'è qui. Sempre delizie delle fate, sempre da Fabrizio, guarda che roba. Le salsicce del cinghiale, oh. Guarda, leggi. Cinghiale, questo po'. Delizie delle fate, made in Italy. Ovviamente ho preso il pane io. Per noi, no? Salame di cinghiale. Io stasera visto che stasera concorrente. Tutto monte premio mi c'è stasera, oh. Tutte le metti i soldi. È una miseria. Tutto monte premio mi c'è stavolta, oh. Visto? E l'ha fatto finalmente uno. Beato lui. L'ha fatto finalmente uno. Salame e vino rosso. Ma mai è successo che adesso. Grazie Fabrizio, grazie. Grazie Fabri. Un evento bellissimo. Salame al tartufo. Oh. Tre tipi di sei salametti e tre tipi di salami. Al tartufo, al cinghiale e al vino. Zia, mi sono scordato i bicchieri di plastica. Se vuoi te li vieni a piano. I bicchieri di plastica, perché c'è una birra da bere. Questo come si fa? Fatto finalmente, oh. Guarda un po', guardate la birra. Sotto vuoto, ma te? Sotto vuoto. La birra bavarese, Müller. Tresca. Müller. Questa è una birra. Müller Brau, Karl Ernst, Müller Skarl, Baut Akdem. Oh, dal 1516. Karl Ernst. Questa è la bottega della birra. Guarda loro. La bottega della birra. Giovanni, dal cavatappi ce l'hai che? Forte, parla il tedesco, Sì, Tojo. Oh, questa è alta qualità, non è Renzo è Stabon! Allora, cosa, Tutto è scasso proprio. Allora, te mangiamo la birra, intanto. Sì. Volete aprire qualcosa? Bravo, Luca. Le salsicce. Sì, salsicce? Queste bisogna aprire. Cosa c'è di dentro? Queste dopo c'è le salsicce, quelle normali, una a testa, sì. L'ho comprate io, perché sennò non potevo mangiare solo quelli. E qui c'è i dolci, una testa. Ma i dolci non c'erano. Quanto mi sei dolci, Matteo? Che dolci è stavolta? E i cornetti ho comprato alla crema. Alla crema, buoni. C'è la colomba. Sì. La colombazza. Ma l'ho comprato. Almeno maniamo bene. Meglio sabbondare. Anche se siamo in quaresima, però famo a meno di altre cose. Sì, Famo a meno di altre cose. Manca il fucino.
famo a meno da risponderci male, cerchiamo da volerci bene tutti quanti. Diamo l'eterno riposo pezzi a Mimmi, perché è come se stesse presente qui con noi. L'eterno riposo con azia Mimmi, il Signore, risplende lei la luce perpetua, riposi in pace. Adesso però, dovemmo mangiare pure se olive nel piatto. Bisogna mettere un po' nel piatto. Guarda. Una miseria. Profuma? Senti il profumo? Che profumina. Chissà che saporina. Cos'è quella? Ne sa di alito della buon'anima di Aldemira. Sì. L'alito di Aldemira, ma allora l'Aldemira è di olive, sapeva. Ne sapeva di aceto. L'alito di Aldemira. Oh, Vincenzo, chi l'hai documentato questo qui di Vincenzo? Ciao Matteo, sono Vincenzo Frenge. Sì. Vincenzo, però no il cognome. Vincenzo da Viterbo, no, può dire. Ti seguo da anni, ci siamo anche incontrati per puro caso a Mirabilandia. Non ricordi? Ma nel 2019. Come si ricordi? Anni fa. No, non mi ricordo più. Se passi dalle mie parti sarai mio graditissimo ospite. Sì. Ma in che senso ospite? Solo a pranzo? Come fai tu a passare a Viterbo? Cosa ne so, mica non mi ricordo più. Cioè allora, se ci inviti noi veniamo a Viterbo, però come facciamo noi a passare da Viterbo? Ci deve essere una missione per essere una missione per Erte, ma come facciamo uno da qui andare a finire a Viterbo? Come si chiama? Vincenzo. Vincenzo, se ci inviti a me e Luca venimo a Viterbo per fare una missione, se no niente. Se no come facciamo? Non è che ci passiamo per Viterbo, come facciamo a passare per Viterbo? Un po' fuori mano a Viterbo. Oppure te, Matteo, ci passi per Viterbo da solo? No, se capito che devo andare a Roma per andare a trovare Andrea KJ. Ma qua quando ci vai che non apre mai? Non apre più ormai, non sento cosa ho. Due. Allora cominciamo a sentire su cosa. Ah, cominciamo già? Allora fammici un segno di croce. Anch'io. Ecco, grazie Padre Eterno per questa cena, grazie a zia che spezza qui. Zia spezza il salame. Quindi questo salame di cos'è adesso? Cosa mangiamo? Quello del cinghiale? Del cinghiale. No, questo cinghiale. Il cinghiale è lì. Questo è il cinghiale. Quello è al vino. Ah, vino. Al vino. Tiede, ma perché ti fai di tutto? Quanto? No, tutti lo compri lì. Cosa fa? Non l'ho fatto. Io ma quando comincio. No, però lupi pezzi io Leandro. Sì. Ma dopo se li fetti tutti. Adesso questo lo lascerò allora. Non ti si rovina dopo se li apri tutti. Sì. Sottovuoto stavolta. Io perché mi piaceva mangiare quello al cinghiale. Sottovuoto spinto. E le olive quando le mettiamo? Oh, quando beviamo a proposito? Dove è il cavatappi? È aperta la bottiglia. Ah, dai, beviamo. Una è aperta già. Bevi. L'altra è chiusa ancora. Questi, ma vedete quanta roba c'è, non ci si capisce niente stasera. Queste l'ho sponsorizzate io da mia sorella. Ah, grazie. Mia sorella. Oh, aspetta. Questo è il vino rosso. Il mio è la mia foto. Quello che manca. Dai, brindiamo adesso anche con Jonathan. Ancora un goccio? C'è un po' ancora? Bravo. Basta, non mi ubriaco, Brindiamo... Quello è il tuo, ma che si butta. Il bicchiere. Brindiamo la fraternità tra i cugini. I tre cugini d'Italia. Il sud. E a lei la zia più amata di italiani. Sì. Fa le leggi di pappa. La zia Mimmi una volta. Alessia Claudia. Oltre la pappa. Sentire buona. Se sente il malto qui. Sì, questo è più buono di quell'altro. È buona. Buona. Madonna, è altissima qualità. In liga, in liga. Questa è altissima qualità, Guarda un po', c'è Titti, ciao Titti, allora, grazie ciao, Titti, ciao, Titti. Ciao, Titti. Grazie dell'uovo, Thank you. Grazie dell'uovo. Grazie bello di Batman. Allora zia, mancherebbe le olive, cucine le assaggiamo. Chissà se... Le metto, vado da qua. Vabbè. Carro mio. Allora adesso, questa birra, dal magazzino dove vende mia sorella, la birra bavarese, è le più buone che c'è. Che bellone, La patria della birra, la Baviera. E grazie a Fabrizio, stiamo a farsi assaggi. Oh, ma questa è dal 1516, È 600 anni. È antica questa, Antica. Ma bellino. È buonissima. Qui invece c'è le salsicce che ho comprato io. Domani. Alzi con te, come sempre. Allora dobbiamo spezzare il pane. Ma adesso volete una forchetta? No, le salsicce, le olive. Per mangiare. Brava zia, bravo. Come fai? Guarda le olive. Grazie zia. Devo tagliare qualcos'altro. Le olive, stiamo come messo olive, va. Questo, del cinghiale. Ne sa già di mira. Sì. Lo di mira lo sa. Come fai di le lucche? Tutte le dovete tagliare qui. Non lo so, zia. Le due ne solo assaggiamo, mica le due. Questo per te? Dal letto che Vanessa, visto? C'è un letto alla fine. Da Vanessa. No, all'inizio. Adesso. Mangiate quelle lì.
Farao Riccardo dice, come diceva il mammo, questa birra è delusso. Deluxe. È vero. Deluxe. È vero, è vero. Volete pure un po' di pane? Aspetta, sono? Però basta cucire, olive. Non è che dopo un po' stomica. Infatti, un po' nevo, eh. Ma devo andare. No. Questo è il pane comune di Manuel, che l'ha fatto Manuel. No, il maglione? Nostro nipotino del secondo grado. Nostro nipota. Nostro nipotino piccolino. Nipota. Ora, primo... Che lavora in un panificio. Che non ci viene mai a trovare e compriamo il pa. Non ci viene mai a trovare e compriamo il pa. Ce li dice pure. Compriamo il pa, eh. Ma lui c'ha la fidanzata. Prima. Sì, sì, lo so. Vero, se ne frega davvero, eh. Un altro concetto, quando era piccolino ha pensato che vedeva l'ora che non dava a trovare. Sì, è vero. L'altro cielo era piccolo, eh? Era piccolo, sì. No, ti ricordi quando era sempre a Natale? Sempre il cambio su giocava con la PlayStation, quella volta quando era piccolo. Era Natale, sempre il giorno di Natale, no? Sempre il cambio su giocava con la PlayStation. Il formaggio lo volevi sentirlo, sì. E una miseria è buono questo salame, oh Fabri. Grazie Fabrizio. Ringraziamo Fabrizio, questo salame è una meraviglia, eh. Buono davvero, eh. Questo è il vino rosso, eh. Buonissimo. Il salame al vino rosso è buonissimo. Ma te lo scarti la pelle intorno, ma sì. Io la pelle sì, la pellancia, il budello lo scarto. Ma è scattabile. Io mangiavo tutto. No, io il budello lo scarto. Il budello mangi? Il budello? No, il budello dopo non te fa digerire. No, c'è tanta roba naturale. Tanta roba naturale. Te ne mangiato tanto il budello? Il budello sì, io. Io mangio il budello, è una roba naturale. Sarà strutente. Io faccio a mano. Il mago lo mangiava al mammo il budello? Sì, mangiava tutto. Sì, Mario, pure zio Mario. Pure il mammo. Ehi, addirittura è pure incartato sotto vuoto qui, oh. Pure il mago sotto vuoto. È una miseria. Certo, perché è sotto vuoto, perché non si deve arruinare. Grazie. Grazie a Fabrizio. Grazie. Caseificio Maremmano. Thank you. Follonica, Grosseto, è una miseria. Oh, chi è che ci vuole sponsorizzare un altro po' di assaggi, fate pure, eh. Tramite la lista Amazon c'è la roba. Formaggio caprese Maremmano. Fate Gio, caprino, io non pare che non te do niente, però spiega te. Ho preso già, eh. Già un po' ho preso. Infatti se no, mi metto a campare patate verde. Il capo per le patate. Voglio sentire l'oliva con me. Buona Luca. Sì. Ciao Alessandro. Ciao GC 2006 pure. Ciao Alex. Buone le olive. È buone. Non ho mai mangiato mai un'oliva così. Fatta così, piccolina. Tutto contento zio Leandro dopo quando le fai sentire. Tutto contento Rock, eh? Una volta le faceva pure zio Rock. Le faceva una volta zio. Zio, no, adesso non le faccio. Faceva tutto volta, zio. I pomodori mi ricordo, Teresa, i pomodori. Una volta facevano tutto. Sì. Mamma mia. Quanto ha faticato la povera donna. Ha già lavorato sempre nel giardino. Ora te ne. Leandro. Zang, buon appetito ragazzi. È un cinese? Zang. Adesso apriamo sto formaggio caprino. Tiger mi dice, Matteo, le gomme micheline si sono consumate del tutto. No, è 9. Non si è combinato questo conditore, no? Ci ho fatto 20.000 km con le gomme 9. Bravo Luke. Guarda, sballa grandi cucini d'Italia. Adesso sentiamo sul formaggio di capra da parte di Fabrizio. Tempesta! Tempesta, fa un po' sentire. Odore? Beh, tanto la capra. Vabbè, sento un po', eh. E una miseria! Ne sa proprio di capra al massimo. Ne sa proprio. Mamma mia! Tempesta! Quello che frega sta a me, capro. Tempesta! Quanto tempesta, affettolo poco, perché io lo mangio poco, come sa tempesta. Però forse sta buono, dai. Può darsi pure, ne sa per infacci di vomito, però forse è buono, dai. Fa un po' sentire. No, sapore buono, dai, buono. Sapore buono. Piace a te? Piace? No. Ti piace invece? No. Ah, De Luca, cosa ne pensi? Ne sa di casa del zio Mario questo formaggio? È vero! Casa del zio Mario? Mmm. Perché ne fai assaggiare pure a casa del zio Mario? Mamma mia! Del zio Mario, l'hai pure assaggiata. Mamma mia, quanto è Mario. Addio. Buona.
Dai. Che Madonna, non posso dire che schifo il cibo, non si può dire mai che schifo, però non mi piace proprio, guarda. Mamma mia. Fa pietà, fa pietà. Che schifo. È vero, no, che cattivo. Ne state armati o anni... Ah, 1930. Quei armati pieni di onto sbisonto del mammo. Ebbene, state armati del mammo. Guarda Mario, quanti ne dite? Ne state armati o onto sbisonto. E quando aprivi l'armadio del mammo, dalla camera. C'era tutte quelle camicie nere. Ci le pare? Dov'è che tenere l'albero di Natale tutto l'anno. L'armadio del mammo, dentro l'armadio. Che dice questo qua? Però ne sa di maniglie onte sbisonte del mobile del zio. Cosa vi ricorda, Zio. Armadio mammesco. Madonna, non mi piace. Forse a zio gli piace. Zio Doc? Sì. È mollo tutto. È peccato. Mollo. Di cosa ne sa? Di rinfaccio? De piedi. Ah, de piedi di palestra. De piedi dopo una sessione di palestra. Dopo la palestra. Oppure de piedi dopo una camminata con le scarpe di ginnastica. Oppure senza calzetto. Oppure de piedi di una copista. Dopo 4 ore di ballo. Ma te, dopo un'escursione. Come mai? Perché se devi prendere le cuviste dopo 4 ore di ballo? No, però. Ah, però ne sanno un pestene. Sì, penso che sì. Puzza che è un pesta. Dopo ne sa le scarpe del manga. Come la canzone dei Presidi Sonesta, ti ricordi quella volta? La canzone dei Presidi Sonesta che puzza che è pesta. La canzone dei Presidi quella volta. Onesta, che puzza che è pesta. Matteo Luca. Se le prese le scarpe che aveva dimenticato. Sì, l'ho date prima le scarpe. A Luca. Carro. Dopo Marco Kovenic 88, zia Clacla, raccontaci una storia. Storia voi. Una storia di cosa? Del zio? Una favola? Del mammo. Una favola. Una storia di zio. Allora, dai qui noi. Zia sta affettata. Te? Sta affettata. Non è più come te, che mamma ci fuori di casa, ci ha contato sapere delle favole, no? Mamma, ti ricordi? Fuori di casa. Chi? Quando ne mi piccoli mamma, quando ne mi piccoli. Zia! Ci raccontava le favole. Mi ricordi che mi ci raccontava le favole? Io non mi ricordo. A lui? A me sì. Quando ero piccolo. Io non mi è rimasto impresso. Oh, le sono stato nei fogli, ma poi in tuo caso vedere partire, babbo. Te perché mi sono venuto fuori? Quando ero piccolo ancora una volta. Ancora una quella volta. Io non mi ricordo. Vado fuori con mamma a sentire le favole. Mi sono le fuori. Le salcine, il salame a cinghiale non lo sentivo del Fabrizio lì, che ce l'ha dato. Dove? Fabri, non te la pia male se non mi piace il formaggio, ognuno c'ha i suoi gusti. Ma io il formaggio di capra proprio non mi piace assolutamente. Meglio il pecorino. Che è piaciuto poco per me. Allora, volete che apro il questo salame? Questo è un gino che questo io. Che cos'è il cinghiale? Questo adesso. Lo volevi assaggiare, ma il tartufo pure? No, il tartufo no. No, già sai che non ti piace. No. Apri quello al cinghiale solo. Vediamo il suo modello, va. Senti, ancora prima messo del formaggio. Sì? Guardala là. Puoi sentire la mano? Senti, quello. L'odore ancora si sente, è persistente l'odore. L'odore persiste. E il salame lo fa vedere a te fra poco, aspetta. Zia sta affettando la davanti. Persiste ancora, Che puzzettina di formaggio. Che raffa del formaggio. Andiamo piano, mangiamo con calma, così sennò... Almeno, certo, non c'è se no non ci gustavo niente. Però ci ingolfiamo, ci si ingolfa. Tanto digerì. Come mai hai deciso di prendere pure le salsicce che poteva bastare anche solo i salami? Dove bastava? Ma non credo. Di pure bastava? Non credo che bastava. Pensi che bastava quelli? Ma già se sarebbe bastato solo i salami? Forse sì. Sì. Vabbè, però ne piace solo qua quelle salsicce. Dai. Una testa, vabbè. Una testa, però no. Buonasera, family, e buona cena, Harry Bellachioma. Ciao, Harry Bellachioma. Allora, Wingu Gucci, Matteo non fa vedere il salame perché ci sono i bambini. Matteo, hai sentito il numero più Twitch è una miseria. Matteo, quante che alzi la Pasqua? Tanto. Ale, che birra state a beve questa sera? La birra è della birreria e la bottega della birra. Dove vende mia sorella e il marito la bottega della birra, birra bavarese. Mi cucina Chiara. Altissima qualità la birra. Cosa mangia te, Luca? La salsiccia? Preferisci la salsiccia? La salsiccia. Questa è la colonna cinghiale.
Brava, sì. Infatti, a me questo formaggio mi è piaciuto molto, davvero, questo formaggio, eh. Non è buono, infatti, eh. Però c'è di molto di meglio, eh. Ah. Mangiato di molto. Che Fabrizio ce l'ha mandato per farci ricordare. E l'onto sbisonto delle porte del zio. Faccio guarda quello, mi sa. Degli armadi anche. Gli armadi, gli armadi mameschi. Residenziali. Oppure la cucina. Il muro era intasato di un'incrostazione di grasso, così un centimetro, un dito. Perché era senza finestra, era tutto chiuso, no, quando cucinasse, non niente. Sì, fatti le panne, Luca? Sì, no? Metti tanto po' le panne, va, bravo. Bravo, che bella fettona spessa, oh, non la posso. Che fettona. Dicevano, lavatevi i fettoni, dicevano sempre. Tiger, hai mai mangiato il bacon King Burger King? Tutti ti dicono dal Burger King. Sa Andrea Garbini. Andrea Burger King una volta? Sì. Andrea? In autostrada c'è il Burger King. È come il McDonald's. A Milano c'è la concorrenza. Con Andrea andiamo sempre a Milano. Mangiamo. A Roma pure. Almeno sono come McDonald's, sapevo bene come ristorante, concorrenza. Ricordo che si chiama Old Wild West, pure del ristorante, quello lì pure che si chiama, l'americana. Old Wild West. Però Old Wild West te parti in due, 40 euro. 40 euro in due? Due persone 40 euro? Come fai a sapere? Io sono andato con mio figlio. Quello è carettoso. 20 euro a testa, sicuro. Un po', tanto, eh? Anche la quella del cinghiale? Lo potevo dire, però lo sentivo, sì. Adesso io lo so. No. Lo scappo in DVD. Dopo Sergio Mattarella, quando la prossima spedizione con Kayak? Il Presidente della Repubblica vuole sapere quando parla. Ha detto, quando la prossima missione col kayak, mai più, perché è storto, il kayak è storto. Presidente, è storto, sì, si è deformato. Il Presidente della Repubblica. Sta in lago adesso. Il kayak si è storto, perché tanto c'ha 6 anni c'ha quel kayak. Ormai è vecchio, Ormai è vecchio, se nella lista Amazon ricevemo il gommone io e Luca col motore, allora abbiamo un portino. Il gommone col motore, così anche Jonathan ci viene se sta. No, finalmente. Col motore, magari. Il motore costa 250 euro. Il gommone quanti posti? 3? È a 2 posti, però ci vuole entrare pure 4 persone. Col motore. Non c'è poi da uno minuscolo come quelli che c'avevi te. Quei gommoncini che c'avevi te, l'usci piccoli. Il gommone a 2 metri di lunghezza. 4 metri lungo. In 2, in 3, cioè, ci andiamo. Sarà per 3 persone. Ma allora, seduti dentro o colpi? Seduti in una tavola di legno. Tavola di legno, stiamo seduti come un battino. Un battino. Ti attacchi il motore e parti. Un battino, Basta che ci procuriamo la miscela. Una barca di legno. Allora, sulla lista Amazon ho messo il motore e il gommone. Chi è che vuole vedere nuove missioni le famo io, Luca, anche Jonathan, l'estate. Finalmente. Basta che se c'è qualcuno che se lo può permettere lo fa, se no no. Se no, come non detto, tanto mica nessuno è costretti. Ma per bacco. Il kayak ormai le missioni importanti non ci si può fare più, perché ormai un po' storto. Non si può fare più ormai, No. Questo allora è il cinghiale? Oh, bello il cinghiale? Ormai mi sono smusciato, ci vuole il motore. Ma te? Sta molto bella la missione delle piattaforme, quella che no, quella volta sarà bella la missione. Ma non fatte voi, tu ne fatte quelle? Due delle piattaforme. Le piattaforme, tu ne fatte la piattaforma? Due, se non tre. Tre piattaforme. Tre addirittura ne fate le missioni. Tre piattaforme. La piattaforma della sbocca del fiume Potenza, poco più in là c'è la piattaforma, ma quella. Quella è la piattaforma? Piccolina. Quella piccolina, però il mare era mossissimo. Non posso mare, però. Ce l'ho fatta. Che impresa. L'ho portata a termine. Che impresa, Dopo ho fatto Falconara. Porto Sant'Elpidio è il primo. Porto Sant'Elpidio per i più distanti. In mezzo l'anno. Quella era la prima. La prima missione. Quella. Sì. Che un po' d'inverno rifatta. A gennaio era, no? A gennaio era. Vabbè, la termica. Dopo. Era il giorno del compleanno mio. 8 gennaio, Compleanno mio era. Dopo la cantante lirica che salutiamo
mi ha regalato la tuta termica. Solo che io sono allergico tantissimo al lattice, la tuta termica è del lattice, me l'ho messa una volta, mi ha fatto tutte macchie e la pelle, stavo malissimo. Si per tutto. E non la posso mettere. Salutiamo, ciao cantante lirica. Ciao, un soprano. Ciao. Okay, voglio porre un po' di salame, Luchetto. Le buono cinghiale, oh. Buono davvero, oh. Madonna. Sei buono, sei buono. Poi sciacquo la bocca con un po' di birra, va. Come si è visto il Massimo, sciacquo la bocca. Ti piace la birra, Giorgio? Questa buona, sì, buona si vedrà. Veramente la birra buona. Mi dispiace per sul formaggio, però purtroppo ognuno ha i suoi gusti. Io pure pensavo che era meglio come formaggio. Pure io. Era meglio il sapore, eh. Dicevo che era più buono. È peccato che tanto Fabrizio non lo poteva sapere che non ci piaceva. Infatti, ma va a sapere lui, Cosa sapeva? Non è veggente. Ma lui, che formaggio del cos'è? De capra. È de capra, sì. De capra, no, de capra. Proprio ne sa proprio del rinfaccio. Ah, non è una fuori. De vomito. De vomito, Deconato. Ma fare asciugare un po'. Deconato. Non lo so. De piedi, proprio. Addirittura. De fette. No, bisogna farlo asciugare un po'. De fettoni. Del mollo. Può essere bagnato, ah, umido. Ne sa proprio dei spogliatoi del palazzetto dello sport. Spogliatoi? Sì, dei sportivi che ne vengono dopo, dopo due ore di ginnastica. Dopo la partita, se no. Ma dopo due ore si fanno le docce. Dopo la partita della pallavolo. Con i piedi dei sportivi dopo due ore di Oppure sport. No, come i palloni da basket in delle palestre. I palloni da basket in delle palestre, no? Pallacanestro, sì. Io lo so, l'ho sentito. Mamma mia, che roba. Come giocatore dopo la partita? Oh, le Nutella, i biscotti della Nutella. Oh, mangiate, non mangiate più. Basta, mangiamo pure la salsiccia, il salame, pure lo soggiano, a posto. E basta, Gio. Basta, sono in golfo. A me mi piace, le cose piccanti mi fa scappare i bruscioli. The King of the Kings. Mi è venuto un bruciolo qui, grosso un bel po', un accesso. Mezzo agli occhi? Mi era venuto sotto i denti, un macello, tutte le operazioni. Adesso i denti. A te ieri mi ha operato un'altra volta? Un'altra volta? Un'altra volta. Pure ieri? Un'altra volta. Mi ha riaperto il dente, me l'ha curato, me l'ha medicato. Ha avuto la patente, ha fatto l'anestesia? Senza anestesia, perché è rivitalizzato, non sento niente. Lo sento comunque il dolore? No. Lo sento comunque? Perché in quello lì ti è venuta la cosa? In quello lì, dentro, sotto, tutto pusse. Ma dovevo spirare, bucarlo, mamma mia. Da morire, dolore, guarda. Certo, ci credo che fa male, Porca dinci. Adè il dolore del portafoglio. Pure il dolore adesso, eh. Adè lì il dolore. Vedi pure il dolore, un salasso. Un bel salasso. Migliaia di euro. C'ha quelle soldi, eh. È la vanessetta. Le mattarelli, più che... È rimasto, ragazzi, te c'è la tua ghella adesso, La tua ghella c'è adesso. Comunque tutti i film. La Toy Girl, lì, però. Magari una ragazza troppo scelta per me. Magari una ragazza troppo scelta per me. Dillo, fa un appello. Facciamo un appello. Una ragazzetta per Jonathan. Samu dal futuro. Jonathan, leggi i fumetti giapponesi? Giapponesi? Se no. Sì, quali? Giapponesi no. No. Guarda i cartoni giapponesi, guarda Dragon Ball. John Gandolfi, un saluto a tua zia, anche se non si vede. Grazie. Zia Kaya. Grazie, John. Thank you very much. A posto. Guarda l'appello, un povero ragazzo come me, magari una fidanzata così. Io una ragazza non ce l'ho. Su salame al cinghiale è buono. Mi sa quanto è buono. Però io non vorrei esagerare. Perché dopo ti viene i bruscioli. E mi viene dappertutto. Sfavo di gioventù. Tanti commenti, ma te? Sì, però cose private. Tanti le arrivano commenti. Cose private. Dammi una buona notizia, Harry Bella Chioma. Mi chiede come sta mamma. Se cose non si può parlare. Oh, Matteo. Ti stai pinguinizzando? Ti pinguinizzi, eh? Sennò ti bombolizzi, sennò. Bombolizzando. Come un processo di bombolizzazione. Mi sfogo sul magnà, tanto altri sfoghi non ce l'ho. Sono quelli che sfoghi, Quali sfoghi c'ho? Stai in pieno processo di bombolizzazione. Quali sfoghi devo avere? C'ho niente. Infatti, sono magnà. Sono magnà. Magnà. Quanta bottiglia abbiamo finito? Tutta più i video e altre volte ci sfugiamo tutte le video e altre. Qui c'è ancora un po', c'è un'altra. Bravo, Luke.
Oh, ce n'è un'altra sia per te e un'altra per Luca. Sia Caglia. Beh, io me lo da un goccetto, basta. No, oggi cambiamo, davvero io. Io mica me voglio ubriacare, sono giusto, no. Perché te alza, zia, ubriachera, alza la Pasqua, no, eh. No, ma però io... Quanto alza? Non posso più, troppo. È 4 e 9. Capirai? No, niente. Insomma, 4 poco, e 9. Alza poco, eh. Già le abbiamo bevute 3 de birre. Non alza molto, 4,9, quasi 5. Oh, Riccardo 1989, Jonathan, la tua ragazza ideale? Alta, bionda, con due belle bocce. Ah. A me invece le bocce non mi frega niente. Invece, invece Luca, tu com'è la ragazza abbondante. Ideale? Luca, la ragazza ideale, bionda? Mora uguale. Bionda te. Anche Mora quando è per me. Bionda come la Leotta. Come diretta Leotta. Bella abbondante, abbondante. Luca vuole a Elena, vuole. Ah, sì. Il Luca. Vero Luca? Sì. E Luchetto? Come la vuoi? Magra o abbondante invece? E Luca? No, Luca la vuole magra. Alta come essa, Alto non molto grossa, una bella ragazzetta, no, bionda, no. Occhi azzurri. Luca vuole a Elena. Capelli Te? Occhi azzurri, capelli biondi. Più. Bellezza nordica. Come una tresca. Bellezza nordica, esatto. È nordica, Come quella del Tempesta d'Amore. Matteo, come si rimorchia, Tiger? A me me lo dici. Tiger. Tiger. A me me lo dici. È il tigre. L'uomo tigre. Che lo... Allora, come si rimorchia? Più che si rimorchia, mica nei oggetti. Le persone mica oggetti. Non sono oggetti, nel giocattoli, bisogna essere se stessi. Non bisogna modificarsi. Spontanei. Io sono spontaneo, però ho cercato sempre di essere meglio di quello che so e ho sbagliato sempre. Grazie, acqua e sapore. È meglio essere se stessi e non modificarsi. Perché sennò vai a finire male. Come sono andato io? Così è semplice, ma te anche il sapore, semplice. Sì, io sono semplice, però ho cercato da essere meglio di quello che so, ma purtroppo ho visto che non è andato a buon fine. Ma tu per fare essere meglio di quello che sai, hai pure fatto i sacrifici. Sì, ho fatto i sacrifici neri. Fatti, però non sono stato compreso. È andato tutto a rotoli. E allora bisogna essere se stessi. Se te sei fragile, non puoi apparì potente e forte. Forte, bisogna essere se stessi, fragili, con i suoi precarietà e tutto. Vittima, naturale, no. Naturale. Perché vittima? Vittima se allora tu subisci, sei una vittima vera, ma no che la fai. A te perché ti hanno accusato pure che fa sempre la vittima, quindi. Ma quello è un altro par di maniche. Ti piace sapere, Luca? Essendo in esposizione, certo che sono perseguitato, sì. Fatti, comunque su salame, zia, davvero, se non me lo togli lo finisco tutto, io non lo so. Magna. C'ho una fame, me se porta via. Mangia per non pensare, Matteo. Dopo Samu dal futuro, io sono spontaneo, ma nessuna mi vuole però. Non lo puoi sapere, Samu. Non lo puoi sapere. Samu? Te comincia a fare dei video sul canale rosso. Tutto un continuo tutti i giorni. Prima o poi qualcuna ti chiama. Come mi ha fatto a me, non è molto dei farà a te. Però forse te usa. O forse solo per... Non c'è più le ragazze di una volta. Un goccio, Non credo. Per tutte tue, tutte tonte. Le ragazze di una volta. È vero? Non lo so, non lo so. Le ragazze tontarelle. Non capisco niente. Ci sposavi a 20 anni. Quelle vecchio stampo. Sì, certo. Ragazze vecchio stampo. Una ragazza posata. Adesso quelle di oggi non sanno ne fa più manco da un punto. Ma se non è posata perché la devo prendere io, Susa? Se non è posata perché la devo prendere io? Ce n'è poche che vuole ne cucinare. Non sanno ne cucinare, non sanno ne manco da un punto in un calzetto. Beh, qualcuna che conosco io sa fa cucinare molto bene, però mica tutte. Il 90% non ne va a fare. No, non lo fanno proprio. No, non lo fa, Prendono la cena... già pronta, telefono la cena pronta oggi, tutto Luque, così. Chiama Globo, lo fa in televisione. Globo. Lo fa in televisione. Non è come noi, che tocca adesso è Pasqua, devi cominciare a preparare sabato per domenica. La maggior parte sono spogliarelliste di Instagram. L'ho detto oggi nel video sul canale rosso. A casa vostra. Un canale che non è molto dei nostri. Alessandro dice: Matteo, di a Jonathan per favore di imita a Mauretto. Stasera abbiamo fatto una buonissima cena a base di salsicce, formaggio e olive. Ecco. Bene, Luca. Ciao da fratello Mauretto.
Bravo. Dai, dopo a chi è che sei invitato? Dopo Andrea Mazzucchi. No, Mazzucchi. Ah, non si può dire. Non si può dire. Non si può dire. Non l'invitazione? La sera abbiamo fatto una bella cenetta, una pasolina di salsiccia e formaggio, tutti insieme, cucine, cozzina. Oh, imitiamo un amico nostro di vecchia data, però dopo è sparito dalla circolazione. Facevo una bella cena. Mi si è avvicinato alla Santa Casa del Loreto, no? Ero dentro lì, mi è venuto vicino, parliamo diavolo. Ha detto: te non mi devi fare più i video, non mi devi fare più. Capito? Basta, Matteo, video, video, basta con questi video, basta, 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 basta. Non va bene, non va bene proprio questi video. Ci è, non ne frega lui, Ma ha detto da non fa più i video sul canale rosso, sul canale viola. Ah, sì. Ma lui manco li guarda. Manco li guarderà. Oh, che bello col micio. Monius, Matteo, hai visto il messaggio nuovo a Lourdes? Oggi è apparsa e ha detto che lo... Cos'è che è? Non ho riuscito a leggere. Io non credo che è apparsa a Lourdes. Ma non è apparsa? Ma non credo. È apparsa la polizia. Oh, e chi è? Un documento. Io ho visto la messa a Lourdes stasera. Niente. Mi ha detto che era solo Santissimo Sposto. Satana è meglio di Gesù. È sempre Mattia. Satana è meglio di Gesù. Gesù. Satana è meglio di 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 Gesù. Senti quante volte. Ripeti sempre. Meglio di Gesù. Lo ripeti mille volte. Sì, sì. Satana è meglio di Gesù. Satana è il Lio. Satana è il Lio. È il Lio personale tuo e vai a finire all'inferno. Cavoli tua. Cavoli tua. Se perdi l'anima, cazzi tui. Cavolo, tu vero, Comunque, grazie del sostegno. Cos'è un po' di frase, Luca? Che cazzo di frase? Oh, comunque, me va bene che se c'ho gli haters che mi sostiene nel canale, grazie. Non c'è quelli che è. Sentitamente ringrazio. Wethers, già che ci sei, fa 3 zeri di più, almeno sa 3 zeri di più, mi ripago il dentista. Sì, No, aspetta, il dentista mi ci vuole 4 zeri. Allora, mi dissocio, sì. Mi dissocio pure io, Anche io mi dissocio. A posto. Dissociamento totale. Sì, infatti. Total dissociament. E na mi sei sa birra le buona. È buona davvero. Mi piace tutta questa birra. Buona birra. Quanto avete avuto lui che fine adesso? Adesso però non era 66, da mezzo litro. Ma non ce l'ha più alta. Apposta ne presa. C'ha una bottiglia da 3 litri, però non potevo più una bottiglia da 3 litri. Perché loro non le tiene quelle da 66 centilitri. Non te lo so dire. Tutte da mezzo litro. Questa mattina faccio come l'olio, sapirla, Matteo. Questa faccio come l'olio. Sapirla, C'hai ragione. Faccio come l'olio, sapirla. Adesso noi dovemmo aprire la colomba. Sì, mamma mia. Jonathan ha detto all'apertura. All'apertura dell'uovo di Patria. Delego a Luca. Ma non mangiare delego. Più. Delego all'apertura a Luca. Le confettine, sì. Dai, oppure la finimo la salsiccia? No, la salsiccia. No, basta. Oh, tutto rotto, sì, mannaggia. Tutto rotto, si è rotto tutto. Però sì, non vorrei esagerato su piccante. Che bello, battimolo. Dopo qua mi scappa di tutto, quindi. Aspetta, guarda, sta per l'uovo. Quando mi taglio la barba, mi taglio tutto. Perché? Perché ho i bruscioli. Sei sforzato tu quando taglio la rametta. Piano, ma anche se vuoi piano, mi taglio tutto. Ma adesso Jonathan, apri l'uovo. Posso cominciare a aprirlo? Sì, sì, apri. Ok, allora, un po'. Se ti serve le forbici, non lo so. È lì. No, adesso no. Allora, levamo seppurie, intanto. Forse mi serve le forbici, invece. Quella è buona. Taglio. Ha detto Chiara, mia sorella, che sarebbe meglio a ridarle. Perché fa il vuoto a rendere. Posso dopo rendere? E l'accetto, va? Primo sopra, dai. Dammi un po' di spazio di sopra. Leva il formale, formale. Quello che guarda lì io. Sorpresa, oh. Cosa c'è? Primo. Per tu cos'è, Neo? Oh. Bicchieretto. Che bicchiere? Bicchieretto. La basetta sotto, no? La base. Dov'è la sorpresa? Adesso no, boh. Un puzzle. Le puzzole. Dai. È un puzzle. Fammi vedere. Che cavolata. Che stronzata, oh. Che cavolata, guarda, Le puzzole. Le puzzole. Sono 10 affetti, Ma come ci fai con se puzzole? Sono 10 affetti. Ecco il cioccolato. Sono 10 affetti. Sono 10 pare. Certo, si regali sempre peggio, Sempre peggio. Sempre peggio per te, Sempre peggio, sempre peggio. Sì, una delusione. Ah, ho fatto grosso lavoro, è vero,
No, è grossa, ma la sorpresa è piccolissima. Io ho bisogno di sorprese davvero. Fanno sperone Kinder, che se mai non si vede stavolta. Infatti. Fanno sperone Kinder, Il Kinder del solito c'è sempre i regali più grossi, però. Però piccola volte. Ultimamente pure il Kinder. Quelli piccola volte, lascia desiderare ultimamente. Cosa? Le tolgo, sì. Allora, sì, sì, tanto ormai non serve più. Male che il latte e la cioccolata, va? Sì, a se te non te ne va, ci penso io dopo. Ma che il latte e la cioccolata? Tanto non faccio niente. Bella la carta, Va bene. Questa è la carta del formaggio che impesta, levamola. Questa è un pesta di vomito. Levamola. Babbo tuo. Ne sa del mammo. Aspetta, l'ultimo. Odorata al mammo, se può essere sempre lì. Ultima. Sì, senti l'ultima. Io. Che profumo di mammo. Ne sa le porte. Le porte sbisonte, onde sbisonte. Sbisonte. Ne sa le Dalila. Ne sa le Dalila. Sì, pure. Senti Luca? Anche di Reneo un po'. Sì, io. Di Reneo pure. Di Reneo, Dello sbaguzzino del piano delle scarpe. Andiamo indietro dei 10 anni qui, ai tempi del mammo. Sì. 10 anni, anche di più mi sa di 10. Leva questo, se non c'è 10 anni, non ti vede più. Sembra una miseria. Ringraziamo a Titti della cioccolata dell'uovo. Grazie Tittuccia. Grazie Titti. Tittina. Tu cerco la Titina, la cerco, non la trovo. Quella Titina, metti tutto, è Tittina. Titti con due T, Tittina. E una miseria, adesso ci aspetta la colomba, la colomba artigianale. Questa costa un occhio della testa. Questa pure buona, Guarda, la colomba di Milano. Titti, la colomba di Milano. Di chi è questa? Ah, Fabrizio sarà di Milano. Di Vizio. La colomba pere cioccolato con nocciole. Vediamo un po' se è Milano, vediamo se è Milano. Ma ho provato questa io, con le pere. Già, la volevi provare una un po' particolare. Sì, potrebbe essere al solito, Peccato che già abbiamo finito quasi tutto. Le 8:30, già abbiamo finito quasi tutto. Le 8:30, Nammi, come siamo porchi, siamo porchi. Sì, siamo porchi. Vabbè, hai mangiato mica ti ho fatto una cena. Infatti, stuzzichino. Alessandro, buona. Sono a casa delle sorelle. Vediamo, guarda, dov'è? Vediamo. Oh, di Milano veramente, oh. Sì. È di Milano, viene da Milano. Io mi ricordo il caporeparto mio, no? Claudio. Claudio diceva quando c'era la gente che sporcava per terra, urlava forte: sei un porco! Ma forte, ci porto urlava. Dopo io ho imparato da lui. Auristano. Quando sporcavano per terra, capito? Dell'onto. Dolce vita, sta colomba viene da Milano direttamente. Da Milano, da Titti viene sta colomba. Però che c'era anche scritto di Titella. La colomba di Milano. La colomba di Milano, sì. Lo fa scritto, Quindi Fabrizio? Fabrizio, sì. Ah, ma però Fabrizio allora la roba l'ha presa un po' dappertutto. Sì, perché sì. Il formaggio veniva dalla Toscana, la colomba dalla Lombardia. Lui tanto si credeva che ci piaceva, che era buono quel formaggio, ma mica lo poteva sapere, che ne sapeva in faccia. Ci fallo saperlo, Dopo ne sapremo di più qua, quando l'ho messo a stagionare. Cosa ne sarà? Perché cambia odore, dici? Forse. Forse cambia buon sapore? Anziché te in faccia di onto sbizzo. No, ma te, vomito fritto, fritto. No, quello è i brigattini. I brigattini quelli era, Titti, Milan, le un gran Milan. Fritto. Matteo, se avessi 30.000 euro cosa faresti? Li do subito a mio padre che stingue i mutui. Magari invece non ci andresti a salutare Giulio con una parte di quei 30.000 euro? No, c'è fine... Ci farei estingue il mutuo che c'ha mio padre, così se ne va al debito. Nemmeno quello, I quadri per Cuba, se c'è qualcuno ci paga il viaggio, noi non abbiamo niente, capito? Ci paga il viaggio, noi non dobbiamo più niente. Si prende nulla, non si prende. E poi se può andare all'estero, ma non si può. Non si può andare intorno a chi? Non si può, però è un controsenso a te. È un controsenso assurdo. È una cosa assurda, davvero? Sì. È un controsenso. Buono sul cioccolato, vedi? Buono, veramente, fattura che al latte, fattura che non è fondente. Non vorrei mangiare tutto. Ne sa del cioccolato del mammo? Sì, del mammo? Perché il mammo concentra. Il mammo c'ha la cioccolata, sempre iovi, no? Iovi di Pasqua. Quelli scadenti. Parlate bene. Ora zio Mario. Ora zio Mario, come lo dipingiamo? Voglio dare retta a tutti, che dice ne per scherzare. Povero presidente. Mio fratello, proprio trattato male così. Povero presidente. No, ma veramente non ha preso mai un Kinder lui. Solo gli uovi di Pasqua con i vestiti. Ma lui già le. Mai Kinder lui, Giù, lui già
però andava sospeso al sicurché. Lui piava tutto Kinder tranne che il logo di Pasqua, piava quelli più scadenti. Sì, però al sicurché. Sì, 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 andava da Zagaia. Da Zagaia, Maurizio Mario, Zagaia. Andava sempre lì. Benissimo Mario. Lui piava le brioche Kinder, piava i bondi Kinder, Fiesta, Fiesta. Piava Fiesta di Tenta tre volte. Kinder Delice, fate fuori, pure Kinder Delice. Kinder Delice, Fiesta, non sente quello che piaceva. Anche non te sa. Sì, raccontaci tu del mambo, Samo dal futuro, dici. Guarda un po' le bella, le bella sacolomba. Terminator. Dal futuro, Oh, no, questa partita fa poco, Cos'è? Finito? Questa è la partita. Finito, Sabina. Oh, sto cioccolato dei picchi e buono per poco. Ciao. Ma te fa poco che c'è la partita, ma te? De go? Dell'Italia. Tu la gioco l'Italia stasera, è un'altra partita dell'Italia. Sì. L'ultima birra, L'ultima birra della serata. Come, come passa il tempo, Cozia? Cos'è? Ah, sì, giusto! L'immobile. C'era questi, c'era. No! Poi sto pieno. Porca miseria. Come faccio adesso io? Questi li sono buttati via stasera. Perché? Perché? Questi io me lo mangio uno. Vabbè, però è un surplus. Con la colomba c'è. Surplus. Come famo? Io stasera mi bombolizzo. Te non lo vuoi, no? Io mi bombolizzo. È un surplus questa sera, ma te, madonna. Io magari sento solo l'asse di pezzo Leandro. Giusto un pezzetto, dai. Giusto un pezzetto, dai. Giusto per gradire. Guarda Titi, grazie Luca, magnato tutto. Magnato tutto, Luca? Spolverato tutto. Tutto spolverato. No, zia, non lo legge, che roba che mi segnala nel canale. Un pezzo, dai. Perché c'è gente che scrive in apposta per farmi segnare a canale. Ma Luca, capito? Buona? E complotti. Sì, sì. Complottisti. Complottisti. Come ti parlo? Sprecato. Adesso quello la colomba. Non da retta, zia, quello che scrive. Io sono un pezzo. Non me ne importa, manco leggo. Voglio bombolizzarmi. Divento un pinguino pure io. Non voglio pinguino. È buono, dai, il suo cornetto. De Manuel, Ha fatto Manuel. E questi Bruce. No, Luca. Ha fatto Bruce lì. No, sentiamo la colomba, basta, vabbè. Sì, è la colomba del Paco Air, te l'hai sentita? È buona? Qui. Buona? No, quella tua. Giorno che passo. Ma non mangiamo. Ma, guarda prima. Domenica prossima. Tutto. Tu ti mangi il cornetto, Luca? Tu ti mangi il cornetto? Sì. Oh, tutti i fan, alla fine non hanno comprato un show del Paco Air. È solo sto Paco, mangia. Che fanne è? Che fanne c'è? Manco quelli del ferro l'hanno comprato. Quale ferro? Del ferro? Ah. L'incontrare di quelli di paglia. No, le paglia, le ferro, cugino, sentiamo come sa colomba, dai, sono curioso. Mamma mia. Non so, senta? Oh, e a lei? Troppo, troppo. Voglio sentire la colomba io. Voglio sentire la colomba. Che mascherine, che belle mascherine. Come fai Matteo a aprire sale e forbici? Come forbici lo apre? Oh, addirittura sale forbici. Come cactus fai? Come forbici, È una miseria. L'ho fatta. Ma poi Bacco. Mi ha imparato Babbo. Sì, sì, ti ho imparato. In commedia è qui. Sì, sì. In commedia, Lucini. In commedia è aprì, sal contento, sale forbici. Basta che si apre, basta che la fai aprire, Non è che rinuncia a bere, niente. Rinuncia, a tutti i costi. Devi. A tutti i costi. E poi una volta Babbo schiacciava col braccio le noci, le metteva chi le schiacciava. Cioè, braccio, cos'era? Braccio del ferro! Così ma te ne sei noci. Ma lui che la cosa che dice Matteo. Cazzotti, Vabbè, Cazzotti, vabbè. Cirolino sa la pinza. Sì, la pizza, Babbo, Babbo con la pinza. Babbo noci. Babbo lo schiaccia noci. Ma Babbo era forte sa tempo fa, era forte un bel po'. Adesso è sempre in telletto, dorme sempre, dopo si è smusciato. Smusciato Babbo, però era un'altra bella partita. Dai, che comincia la stagione estiva. Ma gliela fa puretto a 75 anni. Guarda questa, pare finta. Vedi, pare una bambola. Bella Paolo Ferrari, bella donna. Finte. Bella donna Paolo Ferrari. A 80 anni, guarda quanti anni c'ha questa? Non so, c'è cioè, sicuro. Tanto un pezzo ancora. 80 anni
un pezzo con 80 anni. Guarda 60. Che c'è certe dello spettacolo, 80 anni pare che ce n'ha 50. Ma c'è 30 anni di meno, pare. 60 ce n'ha. 60. 60 guarda Ferrari. 60 anni. Morta. 60 anni, guarda che roba. Edera, era morta. Cinzia, Morta Edera, non l'ho potuta andare a vedere perché era vietato. Solo i stretti familiari. Ma il manifesto l'hai ripreso, Matteo? All'ubitorio, no, all'ubitorio c'è andata mia sorella a vederla, io non l'ho fatta. Salutiamo, che ci ho potuto far San Marco. Guarda, guardate, 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 101? 101 anni. 101? L'hai ripreso il manifesto? Il manifesto l'ho ripreso e pareva che c'ha 60 anni. Sì, la foto è l'ultima, l'ultima proprio l'anno fatta. Recente. Le foto erano recentissima. Pareva che c'ha 60 anni. Guarda, Edera è molto più giovane. Dopo che l'hanno siringata, però c'ha di Susciano. Ah, ci ho capito, capito. Perché se no solo ancora campava. Quello campava sto là. Quello di Paolo Ferrari. Mi dissocio. 60 anni pare che c'ha 20 anni. Dissociamoci, devo fare il figlio da Meteo. Allora la dobbiamo aprire qui. Oh, il segno della croce, oh! Sì, è mobile? Ah, tutti, guarda. Ah, tutti lo fanno, vedi? I cacciatori, vedi? Sì, sì. Tutti i grandi cacciatori. Tanto è il segno di croce, è segno di vita, è segno di vita. C'è pure il Sharawi. Il mondiale sarebbe invece, in realtà. Non è mondiale qualificazioni. Allora ragazzi, adesso c'è la colomba. Sì. La colomba però non la vede nessuno, bisogna che la famo vedere. Eccola qui. La colomba. Solo che arriviamo alla colomba. Io sono pieno. Io sono stato là. Ve la volevi sentire? Sì, no, la sentiamo la colomba, dai. Comunque, dai. Con nocciole e le pere, il cioccolato. Nocciole e pere. Nocciole, pere e cioccolato. Pieno come un uovo sodo, però penso la sento. Sì, a Missurella ha fatto un ciambello buono. Che cane, brutto. Missurella un ciambello buono. Missurella con lo yogurt al collo. Loro li fanno i pacchi di Pasqua. Sì, sì, li fanno. Dove la pia la colomba? Ragazzi. La colomba da solo la pia? Non lo so, è artigianale. La colomba la fanno una ditta, pezzo, no? Sì, Missurella. No, per dire, il pacco è Erte, lo prende la sera dei conti. Se vuoi che non lo perdisce, vai un amico. Sì, c'è andata mamma in te. Quella volta mamma c'è andata con la colomba, sì, quando era piccola. Ah, sì? A sera dei conti. Ma quelli amici suoi. C'era stato una sera dei conti che era stato in Africa San Nonno. Ah, di Giuniero, capito? Sì, Sudafrica. È rimasto. Solo che oramai non c'è più. Certo, infatti, tu piani con la figlia, però. E Luca, ti prendi un pezzo di colombo, Luca, dai, prendi un pezzo. Allora, sentiamo, Donna Rumma, le pere in 2N dentro, è dentro, tra i pezzi. È il candito, pare canditi le pere, sono candite, Buona. Non so, ci sei cacciatori, ma li conosco, sei cacciatori. Chi è sta gente, no? Tutti giovani, se va. L'unico che ha sostenuto il canale è Mattia stasera. Mancini, non è il nostro nome. L'unico Mattia che ha sostenuto il canale è. No, non è Erte. Ma non è Erte questo. Canale di Mattia. Però è buona quella dei Calvini. Lo so. Non è male questo pur, dai. Non è male, no? Questa è una via di mezzo, no? Tra quelle proprio scadenti del mammo, quelle che piava a 2 a 3 euro. Dell'Idl. No, del Lidl, come si chiama il negozio? È Lidl, L, come si chiama quello vicino a casa? MD. MD. MD, ah. MD. No, per bacco. Non è MD, è un altro, È simple. Quello che era prima, come cavolo L'MD. Di discount. No, non è più di per di. Non è più di più. Non è più. Non era di più. Era di più, però ha tolto. È adesso MD. Allora voglio dire, questa è una via di mezzo tra proprio quelle scadenti e quelle dei Garbini. Artigianali. Sì, sì. Via di mezzo, Quella dei Garbini è la più buona in assoluto. Se magna, però quella dei Garbini è proprio. È quella. Allora, oggi è arrivate 300 colombe a Risparmio Virtuoso. Ordinate una colomba almeno. Almeno una, Matteo, almeno una. Perché non sapete cosa ve perdete quanto è buona. Non c'è la colomba luci buona. Buonissima davvero quella. Dopo ognuno c'ha i suoi gusti, noi c'emo i gusti. I gusti bus. Noi siamo. Però, una colomba a 15 euro artigianale. Luca. Costa anche 30 euro quelle artigianale. Detto costa. Sì, anche con te Luista una 26 euro, così. 26 per te? Quella picchio costa 30 euro le colombe del picchio pure. Picchio. Davvero? 30 euro costa le colombe del picchio. 31 costa quelle del
picchiò. Ma quanto è grande? Quella di risparmio virtuoso è da 750 grammi, però costa poco. Ah, non so pure meno, ho capito. La colomba del picchio, però 750 grammi è più che sufficiente. Sì, vabbè, se uno invece è fissato deve quella dell'MD, quella da 2 euro, 3 euro, da 6.000 lire, sì, allora va via quella da 6.000 lire. Siamo a te, come si chiama? Colomba Bocelli, si chiama colomba Bocelli quella del picchio. Colomba Bocelli. La gente sa 6.000, 3 euro, 6.000 lire, 6.000 lire. Sì, anche c'è visto 6.000 lire. Infatti, manco la carta. Ci compri tante soliti di canzoni. Allora va a piare quella a 6.000 lire. Ci compri tante soliti di canzoni, ci compri. 3 euro, due soliti di canzoni. 3 euro, una colomba. Ci compri tante soliti di canzoni, ci compri. Al posto dell'impasto ci sarà il cartone. Il cartone gesso. Cartone pressato. È una miseria. È una modasca. E se le chiede il capitano immobile? Sì. Lo stadio vuoto. Oh, comunque. Che tristezza ho. Piccolo se non, stadio, piccolo, eh? Piccolo, non stadio, se non c'è qualche domanda giusta. Ce l'ha un po', eh. Allora, Titti cosa mi dice? Matteo, devi provare la mia colomba milanese della pasticceria Cova che ti è arrivata ieri. Ah, Titti, grazie. Capito? Ieri apposta mi è arrivato un pacco della colomba. Non l'hai aperto ancora. No, io ho fatto l'unboxing. Ma l'unboxing l'ho fatto l'altro giorno. Io devo accumulare almeno 7-8. Ma anche di più. No, ce n'ho due. Ce n'ho due, finché non mi si accumula una decina, diciamo, allora la prossima settimana. Penso, e quindi Titti, grazie Titti. Colomba dalla pasticceria milanese. Pensa un po'. Grazie. Grazie Titti. Grazie Titti, grazie Titti. Grazie Titti, che grazie a te faremo un altro forse è una colomba al pari di quella del picchio qua. Ma non so io, non ho sentito mai quella del picchio. La colomba Bocelli. Le Bocelli. Come ti ha fatto con le gocce del cioccolato bianco e frutti di bosco quella del picchio fatta? Guardate, però c'è pure il pistacchio. Però c'è pure il pistacchio, c'è pistacchio lì, Frutti di bosco e cioccolato bianco. Questa è una via di mezzo, non... È una via di mezzo, non è proprio di quelle scalenti, però non è manco come quella di Andrea Garbini. No, quella di Andrea è troppo buona quella. È ottima davvero. Questa è molto assorta. Sì. Comunque grazie a Fabrizio per la colomba comunque. Forza dai. Bergnani. Grazie a Fabrizio che mi ho potuto fare stasera insieme, perché se non era per Fabrizio noi non facevamo niente. Grazie Bizio. Grazie Fabrizio. Fabri. Fabi Fibra, come cantante. Fabi Fibra. Forza Italia, stasera sono. Ciao amico gatto. Dopo Antonio Barozzi. Che ci bevete? Uno spumantino? No, abbiamo la birra bavarese. La birra bavarese. Esca. Forza ragazzi, dai. Vedo uno spumantino, c'è nella. No, zia, ma no. Io proveniente. No. De Jonathan c'è. Proveniente dalla birreria di mia cugina. Jonathan, lo spumante è tuo, La bottega della birra. Quanto c'è? Siamo alla Panettone. No, io non lo voglio. Siamo a Panettone, dai, giusto? Io lo spumante. Che vende i prodotti della Müller Brau, un birrificio bavarese. Tedesco. Bavarese. Tedesca. Quello che bevete tempesta d'amore. Tempesta. Allora d'amore. Dico una cosa a tutti voi che state a guardare sta live, no? Miei. Che noi dopo della live faremo ancora, continueremo un pezzetto il video per il canale rosso, per il tubo. Quindi chi è che vuole vedere su video più prolungato, Red Canal. Forza, dietro le quinte, domani ci sarà online nel canale rosso. Forza. Porca giura. Adesso mangio la cioccolata un pezzo. Sì. Perché prima non ho. Mancini. Forza ragazzi, mi incito stasera, sennò stanotte non dormo io, forza. Se non mi incito non dormo stanotte, Si dice che la cioccolata mette in buon umore. Sì. Vero Matteo? Vero, sì. Però giorno. Però è una cavolata. Se uno sta nel cattivo umore e poi mangia tutta la cioccolata che ti pare. Se stai al baratro. E il baratro fai mangiare. Poi mangia 10 ori. Ma a me invece è vero che mette in buon umore, per me è vero. Sì. La cioccolata ti ringarantisce. Ti ringarantisce. Mi hanno portato 3 ovi le maestre, no? 3 ovi di Pasqua, lo sapete. Però una. Alessandro è andato a fare spesa, ne ha comprate in altri 5-6. Ci sono state comprate, cosa lì però? Però una la deve regalare a una persona, un'altra la deve regalare a un altro, quindi. Sì, la regali alla maestra di sostegno. Pure la maestra, Con le altre due maestre di sostegno. Ah, basta, comprate un po' di ore in più. Di ombre. Ombra tripla. C'è sempre da fare i regali.
Eh sì, tutto regalo, eh. Un'altra la deve regalare al nipote del Pallì. Capullo. De Capullo. Padrone. Capullo, eh. Capullo? Pallì di Capullo. Capullo. Ah, il nipote del Capullo. Capullo. Pallì. Oh. Altro commento. Marco, senti un po', sentiamo un po'. Marco. Qual è l'oggetto della tua lista Amazon che è più urgente? Saluti a Luca, Jonathan, zia, clac clac. Per la francese. Marco, grazie Marco del grazie. Tuo aiuto e sostegno. Allora, grazie, te saluta zia Clacla, Jonathan e io e Luca. E la lista Amazon c'è un oggetto molto importante. È il materasso per mamma, perché mamma con quello che c'ha sta malissimo, te col materasso che c'ha, tutto sfondato. Io purtroppo cos'è? Oh? Chi è? Ah, Titti. Namisetti, mamma mia. Senti un po'. Buona cena, Deluxe, come avrebbe detto il mitico mammo. Deluxe, Deluxe. Luca, Jonathan e la mitica zia Clacca. 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 È quello cacca. Titti, grazie. Grazie Marco e grazie a Titti. Vedo Clacca. Namisetti. Cioè, adesso lui ha voluto sapere, Marco, no? Qual è l'oggetto più urgente, il materasso, però non ha specificato il prezzo. Quanto costa il materasso? Quanto costa il materasso? Cioè lui non ha specificato il budget, quanto può spendere. Perché se il materasso costa 100 euro, quanto costa il materasso? Materasso matrimoniale 100 euro, si è rimasto negli anni 80. Cioè, è rimasto un po' indietro. Negli anni 80 erano 200.000 lire. Io non pagavo 1.000 euro il mio. Perché mamma e babbo zia l'ha pagato 1.000 euro, ma è tutto sfondato, 20 cm di altezza, sì, nemmeno. Babba, è 15 cm di altezza, non gliela fa. Ma commenti? Non gliela fa a dormire, sta male, sta male. Non è caro mio. Se sveglia la mattina tutta storta, gli fa male tutto. Ma brutto di Pisa? Quello là, Marion. Marion, oh, gli ha detto che costava 200 euro. Non so, però non potevo. Ci dissociamo, ci dissociamo. Marion, non si può parlare di queste cose. Non è una marca buona. Eminflex è buono. Eminflex. Quello è buona la marca, Comunque, sulla lista Amazon, l'oggetto più importante in assoluto, più urgente, è il materasso per mamma. Sì, materasso matrimoniale sottovuoto che... no, assolutamente no, sottovuoto intero. Assolutamente sottovuoto. Marion era sottovuoto, era un macello. Sì, sottovuoto, ho visto, la pagavo 4.000 euro. Un macello, è un macello. Il sottovuoto è un macello. Quello è buono, 4.000 euro alla fine, perché ha preso il finanziamento. Allora il mio, quando ha capito, abitavo a Castel Rosino, io mi sono comprato un letto che mi ha costato 260 euro. E tu mi hai regalato il materasso, non volevi la mamma? No, era un altro, era. Quello lì era finito, Marco. Era finito quello lì. Quello mio me l'ho tenuto 260 euro. Sulla lista invece Amazon, quello che ho messo io è 220. Matrimoniale. Matrimoniale, 220, però ortopedico. Ma è finita la vita. Beh, allora non è manco tantissimo. È alto cucino. Non è sottovuoto, capito? Sottovuoto assolutamente no, non si deve fare sottovuoto. Ma a te quello che hai incontrato te quella volta era sottovuoto? No. Ma l'ha messo all'interno. Bello. Sottovuoto è fino e si sfonda. Sfonda subito. Sfonda facile. Te so che si sfonda il tuo. A me no, il mio è perfetto. Perfetto, ancora. Sottovuoto. Da sottovuoto quello mio. Il mio è sottovuoto. Ma io pure. Perché... benissimo quello mio. Sì, però è da camper. No, è letti da camper. Jonathan, come dormisci in camper? No. Il mio perfetto è il materasso. Sì, non dormi neanche un camper. Finita. Non si sfonda per niente. Il cucino l'ha finita. È sopra la forma del corpo. È bello, perché quello è fatto memory. Perché lui è memory. Memory foam. Sì, però niente a che vedere con la Eminflex. Prende la forma del corpo, ma è il mio. Sì, io però è 30 anni che mi fornisco dalla Eminflex. Allora perché mi madre e mio padre ha fatto Marion e ha sbagliato in piedi. Infatti, la marca peggiore. Babbo, tu dormi, Babbo dorme in un letto, una piazza e mezza di 35 anni fa, tutto sfondato al massimo, la mattina cucifa. Però non ne frega un cazzo. Non ne frega niente, però c'è pure quello sulla lista dei molto urgenti. Però quelle cose... Allora, la piazza e mezza costa...
150 euro e quello matrimoniale 200. Vabbè. L'unico che dorme bene a casa tua sei te, in pratica. Sì, sì. Però io gli ho detto a mamma, scambiamo il mio Lemon, se non lo vuole. Ha detto perché? No, no, tienilo te, quello è tuo, ce lo devi usare, certo, te e tuo figlio, e basta. Certo, ha detto per mamma, quando se potrà, se farà, se quando non si può, tribolerò. E non va bene. Però non va bene che tribola. Ma io che tribuli te che mameta. Sì, però non lo vuole quello mio, non lo vuole. Ma se lo vuole, se lo vuole. Poco vale ne poco. No, ma non costa poco, eh. Quello che hanno fatto loro 1000 euro. Ma costa poco, ma pure lì hanno pagato 1000 euro. Pure lì hanno pagato 1000 euro. Te fa vedere 200 euro dopo la fine. Ho pagato 1200 pure con la rete. Sì, ma pure loro con la rete. Però la rete era un macello. Ma te la rete pure, va bene o no? No, no, l'abbiamo cambiata, abbiamo messo la rete Eminflex lì. Non ce l'ha più quella Mario, l'abbiamo regalata alla gente. Ma il materasso non c'è pure rimasto male. Il materasso è così, eh. È 15 centimetri. E sa che si sfonda, no? Sfonda sotto vuoto. È un macello, è un macello. Non è facile. Non hanno fatto una buona acquisto. Ma guardate come vedete in televisione che pare tutto bello. Tutto perfetto in televisione, tutto perfetto. Tutto perfetto, perfetto male, tutto, le coperte, ma sì, sì. Adesso ti costa 2,60 Marion, te dice. Dopo però ti viene un operatore a casa, ti vuole 1000 euro. Ma io il mio come lo so, comprato il mio. È sempre bello. Sì, ma non è Marion. No, no, ma è tipo un negozio per chiuso. Comunque, guarda, io sono del parere che sono Mario non sarà buono. Sì, anche Luca. Sarà buono sì, pure. Ma che è quello che sia? È un negozio che ha chiuso. Allora c'è un negozio. C'è un negozio. La Joyland. Dentro la Ushana c'era questi lì che vendevano. Joyland. Ma com'era la marca? Non mi ricordo. Però era nei materassi buoni. Che siccome quel negozio così li metteva alla metà, allora ha fatto un affare. Un affare, diciamo. Allora, Titti, cosa dici? Euri gli piglia un colpo. A chi è? Gli piglia un colpo? Mille, cos'è? Chi è? Chi piglia un colpo? Boh, non lo so. Manius e Matteo, chi è Alfonso Gatto? E chi lo conosce? Alfonso Gatto. I cugini più simpatici d'Italia, Vegliante Solitario, dice. Buonasera a tutti, ovviamente un carissimo saluto, un abbraccio a zia Clacla. Buonsoir. Grazie. Forza, ragazzi. Dai, mi dispiace che zia non si vede, però. guarda, adesso vediamo zia Clacla, eccola. Ecco come fa, ma si vede. Ecco, che bel zia è come i registi famosi che si vede solo all'ultimo momento della live che è finito, che l'ultimo momento del film. Me lo faccio vedere fine. No, perché zia? Perché? Perché alla fine. Perché dai? Non sono più fotogenica come una volta. Lo sei. No. Come ai tempi della prima come si dice ripresa, no? Quello che gli ha fatto il Ziolino negli anni 70. Quello che facevamo? Dopo lo decino. Sì, il Ziolino ti ha detto, no? E lei, signora Claudia Marzoli, quando si sposerà? Non lo so. Quando sarà il giorno del matrimonio? Quello è il giorno del matrimonio di mamma. Non so, un caura, come è? Ha detto, e lei, signora Marzoli. Marzoli. Sì, io non sapevo più cosa dire, sì, era emozionato, no? Era emozionato perché era il matrimonio del zia Minella. Poi a zio gli piaceva, zia. Gli piaceva? Sì, zia era piacevole per tutti. Tutti piaceva, sì. Piaceva a tutti, zia Clacca, zia Cacca, zia Clacla. A tutti piaceva. Ho fatto la strage di cuori. Tutti diceva Ziolino voleva zia Clacla. Facci di cuori. Però quella volta quando Ziolino è andato lì in casa. Vedi, Fred, zia Clacla, la seconda zia più famosa d'Italia. Però quella volta, no, quando Ziolino è andato lì in casa del nonno Basì, che ce l'ha portato zio Mario. Sì, zio mamma era troppo giovane. C'avevo 18 anni. Però a zio gli piaceva. Piaceva, però lì era troppo giovane. Me l'ha detto zio, a me Ziolino mi ha parlato proprio a me. Mi ha detto a me che piace tutte le sorelle Marzioli. C'è venuto nel 64, quando c'è venuto nel 64. Il 64 quanto c'avevi? C'avevo pochi 13 anni, come facevi a piazzala? C'aveva 13 anni, non se l'ha potuta prendere, ha dovuto piazzare Mimmi. Zia Rita era già sposata. Quanto sarebbe bella tornare a 13 anni? Io c'aveva 13 anni, davvero, davvero. Zia Mirella ce n'aveva 16, erano troppe piccole. Quindi zio Lino si è dovuto accontentare, virgolette, di zia Mimmi. C'era l'unica perché zia Rita era già sposata. quindi pappa dopo quando sei vecchi ti viene tutti i mali. Più grande la pappa sì. Babbo lui che era pappa per babbo si fuori tutto per Ginetto purtroppo il tempo usura. Allora
Adesso, fra poco, quando staccamo la live, continuerà un pezzetto il video sul canale rosso e dopo staccamo tutto. Quindi chi è che vuole vedere più? Però vada. vedi come ancora qui c'è più visualizzazioni di quel poro video dei Garbini live che non c'era manco c'era. Sì, perché alle 6 c'era 50 persone. Come fa Andrea a fare un video alle 8 o alle 9 di sera? È impossibile. Non c'è la facola, non è possibile. Bisogna che noi lo dobbiamo fare almeno fino alle 9:30. Lo fa un secondo. Però come si fa? Alessandro, ragazzi, vi consiglio. Comunque già superata l'ora. Già l'ho superato l'ora. Superato già. Sì, però dobbiamo aspettare ancora. Fino a quando? Fino a quando finisce il primo tempo la partita? 9:30? Non lo so. Non so che finisce il primo tempo, la metà mezz'ora finisce. No, dice che mi consigliene a bloccare la gente che fa le domande inopportune, però io tanto manco leggo poco. Infatti, mica le leggi tutte. Harry Bella Chioma, ma come si dice fidanzata in dialetto vostro? Fidanzata? Uguale, non c'è il dialetto. Ma è sempre uguale. Non c'è il dialetto. Non c'è una cosa. No. Ma invece perché c'è in altri dialetti Civitanova dice Civitanova te sei ammogliata oppure a Bologna l'amorosa. Volevo dire adesso c'è l'amorosa. Oppure a Trieste la mula nel dialetto friulano, capito? Quindi è vero, però che da noi non c'è la regala, ragazzi, fino a noi la fidanzata l'amorosa l'amorosa. No. Romagnolo non è. Sì, però non romagnolo, è Morosa. Lo sentimo. Dopo come in Sicilia lo spicchio. Cosa vuoi dire lo spicchio? Lo sticchio. A lei mi è venuto in mente un flash del passato. Quello del passato, Minchia che sticchio! Giuliano! Minchia che sticchio! Mezzaga! Ogni paese c'ha un nome. Mezzi, credo che diceva. Aspetta, Mezzica. Il trattore. C'è un trattore telecomandato che quando schiacciai un pulsante diceva Mezzica, gli aped. Come gli aped per te? Caterpillar. Ce l'ho tanto bello, ma è una miseria. Dopo l'ho venduto all'Emporia. L'Emporia è una volta. Qua l'Emporia, questa è la quella lo sfascio. Quella preferita dal mammo. Il mammo è lo sfascio. Allo spazio quella di San Pellegrino. Adesso scritto so, sì, adesso ancora scritto fuori in selva. L'utente selva. Pericolante adesso lo so. Io avevo fatto una creazione video dentro lì, dentro l'ufficio pericolante, e ho fatto una musica che mi è venuta un capolavoro. Sì? Andava la musica te? Come era la musica? La musica era? Non mi ricordo più, una musica spontanea. Mi era venuta la musica sto collo. Cioè raccogliere le molliche. Allora, povero umano. Apple canne è boccato nel canale. Grazie che ti sei iscritto. Perché quando si iscrive non c'è più la musichetta? Non c'è più, però non sei abbonato in ICU stasera. Vabbè, abbonamento. No, è l'iscrizione e basta. Ah, l'iscrizione non c'è. A posto, è finito tutto. Che delusione. Che delusione. Che delusione. Che delusione. Il formaggio non ci è piaciuto, la colomba non è il massimo, però se mangia, è mangiabile comunque. Non è cattiva. Passabile. Non è cattiva, però è una via di mezzo. Cioè, infatti, è passabile, Tra quella che mangia al mammo. Si lascia mangiare. Sì, sì. Come dice Mister Massi, si lascia mangiare. Dice Mister Massi. Ma dice? Si lascia mangiare. Non è male. Ho finito tutto, 5 birre. 5 birre finite. 5 birre, Cinque flebo. Posto, siamo belli caldeti. Niente caffè? No, il caffè dobbiamo andare a dormire, cosa dobbiamo fare? Bravo, stanotte non dormivo. Oh, chi è che sei abbonato? Non ci posso credere. Senti che voce, non ci trovo, forza ragazzi, come lo fa questo qua? Matrock, grazie dell'abbonamento. Come si chiama? Matrock. Che nome strano. È il bello Matrix. Infatti, la realtà dei Matrix, se noi ci troviamo da vivere. Realtà. Noi ci troviamo a vivere in una realtà fittizia. C'è ragione. Ma Matrix è. C'è ragione, mi cucino. Una realtà falsa, Una realtà falsa, è vero. Una realtà veramente è. Una realtà che non andiamo a dormire, pare che non è successo niente. Non succede niente. È una menzogna.
tutta menzogna, tutta menzogna, eh. Guardi la televisione, tutta una menzogna, guardi il telegiornale, tutta una menzogna, e parli con la gente, quasi tutti falsi, la falsa realtà è proprio tutto falso, falso, tutto falso, tutto falsume, è una scena che passa, che falsume, tutto in un attimo svanisce tutto, in un attimo nella cassa c'è una bolla del sapone, una bolla del sapone, bolla del sapone, davvero, davvero, una bolla del sapone. C'era una ragazza che mi aveva invitato in Liguria quella volta, e allora ero andato a fare un pezzo del film a Sestri Levante, ma allora mi ha invitato una ragazza che fa i spettacoli con le bolle del sapone, sapone, e faceva entrare le persone dentro le bolle, poi scoppiava, finito, chiuso, le bolle giganti, sì, le bolle giganti, butta via qui, sì, butta via tutto, butta la cantata, butta via tutto, forza Italia. Mario uscito, cosa ha detto? Quella volta la canzone preferita? Qui è, qual è la vostra? Fabio Logico, Matteo, hai sentito? Non leggo, non riesco a leggere niente da qui. E niente. Pazienza. Qual è la, la canzone preferita di Jonathan? La mia? Che saremo? Sì. Di Herman Meta. Anche Francesca Michelin e Fedez. La Michelin e Fedez, questo è la pure. Sì? Quella che era la seconda saremo? Quella che seconda. Invece Herman Meta come è arrivato? Terzo. Terzo. Ma ti è arrivato, ti è piaciuta la seconda e la terza che è arrivata? La seconda e la terza, la prima no. La prima tutte parolacce diceva. Però auguriamoci che anche la prima vincesse comunque il festival, la festival la mette vincesse, l'Eurovision Song Contest, sì, allora a posto, dai, forza ragazzi, non la butta con la palla, lo manda solo l'una, butto la lento sa palla, butto la lento sa palla, dai, guardaci là se gambe, dice delle rotte le gambe, no, è giocato calciatore, allora Fedez con tatuaggi e contro tatuaggi, però la canzone è bella, saremo con la Michelin. La canzone gli ha piaciuto tanto a Giorgio. Chiamami per nome. Fedez. C'ha un bambino, mi pare, Fedez. Sì, c'è una bambina. C'è una bambina. C'è una bambina. C'è una bambina adesso, Matteo. C'è una bambina. Vittoria. Come si chiama? È chiamata Vittoria. Vittoria. Leone. Maschio Leone. La mia figlia Vittoria. Mi mette nome. Maschio Leone. Auguri, auguri a Fedez. Grande Fedezone. E a Chiara. Ferragni, I Ferragnez. Saluti a cugino Jonathan. Sì. Ho l'arresto. Ho l'arresto, a chi devo restare? Mi devi fare vedere i disegni, Jonathan? No, stasera no. Bisortolo, se fai una collaborazione con Fedez, sì. Federico. Io collaboro solo con i miei cugini e basta. E con Andrea Garbini. Con Andrea Garbini, Andreone, esatto. Andreone. Con il grande fondatore di Risparmio Virtuoso. Big Andrew. Ecco. Grande Andrea. A posto, io... vi saluto a tutti, adesso tanto siamo arrivati alle 9, alle 5. Un'ora del live, vabbè. Dopo davvero l'oretta, l'oretta conta bene. Oppure un altro quarto, vediamo un attimo, oppure troppo. No, no, vabbè. Jonathan deve vedere la partita dopo, no? Vabbè, la vedo uguale la partita. Prendo ancora 0-0, 0-0 ancora, No, le famo questo gol, Qua mestizio, Quando lo famo questo gol? Ti saluto Matteo, un caro saluto a tutti, vegliando in solitario. Sarà difficile. Ciao vegliante solitario. Ciao, ciao vegliante solitario. Tutti i nomi. Sì. Alessandro, ciao cugini. Ciao cugini, ciao Alessandro. Ciao vegliante solitario. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Saludos a todos. Adesso fra poco cambio la batteria lì e poi termineremo con un video ulteriore, un piccolo video dopo. Un mini video. Dopo della live il e mini poi video. Andiamo via. Forza, vai oltre dentro, va a fa cucco su. Dopo Harry Bellachioma dice: zia Clacca, trova una figliola per Luca. Bella figliola. Una bella figliola. Trovati la mia. Oh, Luca. Luca, dillo, una ragazza posata. Non sono posata perché la devo dire. Dillo. Io gliela posata. Trovo la figliola. Una ragazza posata. Brava, Luca. Bella. Che lo conosce. Una ragazza posata. Single. Single. Finese. Single! In pinese l'ha detto! Se c'è qualche bella ragazza! Single! Luca è un bravo ragazzo! In pinese! Ha bisogno di una ragazza! Forza, forza! E però, se noi moriamo, dopo chi ce lo guarda! Quello è vero, però le belle ragazze vogliono quelli brutti! Brutti vuole! E belle con i brutti! No, quelli brutti! Quelli prepotenti, bestemmiatori. Invece no, bisogna che tatuati, bestemmiatori, un ragazzo bravo, tatuati, tutti tatuaggi. Nella vita ci vuole una persona brava, no? Di questi tutti tatuati, tutti che capiscono tutto, invece no.
che si imbriagano, che vanno a, che fumene. Invece ci vuole i ragazzi seri, perché nella vita ci vuole i ragazzi seri e posati. Mm, sì, sì. Per andare avanti bene. Però se l'hanno posati, no, perché se li deve, ne prende loro. Sono posati, perché prima magari quando ragazzette non sanno manco quello che fanno, no, cercano chissà cosa. Poi dopo quando arriva una certa età si fermano e vogliono trovare un ragazzo più bravo che le che gli vuole veramente. Però zia, inizialmente però vuole quelli che bestemmiano in modo che con la bestemmia se sentene protetti. Sono qualificata vuole nei padri eterni, così si sentono protetti. A parte gli europei pure. Io ce l'ho l'esperienza. Allora, per me ci vuole una ragazza posata. Ma se la posso. Che vuole di seria. Scusa, se l'hanno posata, sono già posata. Che lo prendi in scusa? Seria e intelligente. Perché lo prendo io? Certo. E che capisce quello che fa. Non è posata, quello che va incontro. Dichiara che l'aveva detto sta cosa a Panariello, sì. Ma saranno posate perché lo devo prendere. È una volta Panariello, non dico niente. Poi la scarica lì va. No, perché la scarica, ma qua lì io scarico. Devo scaricare l'uva, qua lì va. Iva Zanic. Io scarico l'uva, Luca. Iva Zainicchi. Ho condizionato le entrate. So delle entrate, uso anche l'uscita per entrare. Quanti anni c'ha Iva Zainicchi? 80. 80 anni. Ancora sta nelle trasmissioni. La dimostra per un bel po'. Condizionato le entrate. Ma su Rete 4. Quello delle cinture degli animali 4. Sta pure lì i famosi. Dai. Le cinture degli animali. Davvero. No, lei sta lì. Insieme agli l'opinionista. Ah, sì, l'opinionista. L'opinionista. Perché l'ho vista su Rete 4 che stava lì col direttore di Rete 4. Sì, sta pure a Rete 4. Dopo il computer, dopo la camera. Quanto è grosso sto computer? La guerra è la camera. Camera. Quanto è grosso sto computer? Però. Anche Orietta Berti stamattina era Rai 2. Ah, Orietta Berti. È brava. Orietta Berti è brava. Mamma te cantava le canzoni di Orietta Berti. Saremo brava, ragazza. Lo so. Le canzoni di Orietta tutte belle. Il signor di Cavriago. Conte Roba, Jonathan presidente. Sezione Stamura, no? Perché tanto era provinciale la cosa. Stamura diciamo è. Sì. Quello è il pensiero del colonnello, cioè ci metti te a posto. Poi il presidente. Io mi sono anziana, mio! Cosa ridi? Non più io si impiccio! Questa è la birra che va a fare. Solo io volevo che prendi dai, davvero? È la birra che lo fa effetto, mi ha fatto effetto la birra. Solo io volevo più si impiccio! Ha fatto effetto la birra! Eccolo, Jonathan presidente, Comunque, quattro burattini che tirano un pallone. 10. Più il portiere? Sì. Un po' di soldi. No, ma adesso burattini più il portiere. Non credo che guadagnino un pozzo di soldi adesso. Non c'è più. Non c'è più tutti quanti a sede. Ma il pubblico è non c'è più il pubblico. C'è i tifosi, Non c'è i tifosi, cosa guadagnano più? Tanti cacciatori di soldi, il portiere è cacciatori di soldi, Però li viene dai sponsor, ma non è che è pagati più come prima. Infatti, non credo che è pagati più come prima. Cosa dici, Gio? Il giocatore sempre viene pagati, sempre viene pagati i giocatori. Ma prima allupiavano dal pubblico, i quattrini li viene pure dal pubblico, oltre che la pubblicità. Te guarda le pubblicità che c'è, guarda. Guarda le pubblicità. Il giocatore sempre viene pagato, i cacciatori. Sì, però quanto stanno a finire ormai tutti quanti? Perché se non c'è più... Non c'è mai tifosi, I tifosi. Allora, tutto il discorso, anche i cinema e i teatri, uguale. Tutto. Il cinema e i teatri pure. I ristoranti, i banchi. Ieri sera ho visto il TV Centro Marche, ha detto che tutto ormai, gli alberghi, i ristoranti, è tutti pieni per la stagione estiva. Capito? Tutti ormai tutto prenotati, tutto esaurito. Tutto qui nella zona nostra, tutto esaurito. Già per l'estate? Tutto ma prenotato. Perché da per scontato che aprono allora? Danno per scontato quelli che prenotano. Ma in realtà quello che comanda non vuole aprire, vuole chiude tutto, non si può andare manco al mare. Capito? Non si può andare manco al mare, in spiaggia, niente. Cosa hanno prenotato a fare la gente? Hanno prenotato tutto. Mare, come tutto, perché si è stufati la gente che sta dentro casa. Mia, è vero,
Non ne vuole ne più. Non si vuole più. Se smattiscene tutti, tutti demenza senile, siamo smattiti tutti. E poi le malattie. E le malattie di esaurimento, la depressione. Rotto le collo. Sì, sì, la pazzia, la schizofrenia. TSO, tutti quanti. Anche depressione. Tutti depressione, quanti, depressione tutti quanti. Pure, depressione. Tutti chiusi dentro nervoso. Casa, non ne vuole ne più. Esaurimenti nervosi. Dopo i ragazzini cosa fanno? Giocano con la PlayStation 4? 5 già c'è. A proposito, quello, allora, qualcuno che c'ha la 5, che c'ha la 4 che la butta via, la dasse a Jonathan. No, se qualcuno la butta via, Se qualcuno la butta via la PlayStation 4, che c'ha la 5, la dasse a Jonathan. No. Mi scrive a me, dopo io la do a Jonathan. Fatti un'opera buona. Perché te proprio ti serve proprio questa 4? Questa qua è indispensabile ancora. La mia fichettura fa verdura, la mia fichettura fa verdura. Vuoi fare anche a meno, vuoi dire alla fine? Può fare anche a meno alla fine. Tu solo me la vuoi mandare, venga. Se non me la vuoi mandare, venga. Se me la manda qualcuno, Se qualcuno me la manda, che venga. Certo. Tanto se la deve buttare via, perché? Perché la butti via, se funziona ancora bene. Te serve la console. Tanto che fa la 5, la 4 la butta via. E sa che la butta via, non ce fa. Ce fa più. Butto la vende a qualcuno. C'ha la 5, se vede mille volte meglio. Lo butto la vende a qualcuno. Capito? Lo so perché... No, ancora no. Già la 4 ancora. Va bene. Però chi è che c'ha la 5, la 4 se ne sbaranza. Capito? Non ce fa. Con la vendita la butta via. 4 stroke, buonasera Matteo. Manco questo che si fa a segnare adesso. Manco ma come dai, è mezz'ora solo che non devo giocare. Manco mezz'ora per cominciare, Sì, sì. Quando lo fa il suo gol. Comunque il pubblico è calato, adesso salutiamo a tutti in testa live. Sì, è calato. Sì, però non è mai come quella sera di Andrea, quella sera d'Andrea era una pietà. Sì, sì. Con Andrea Garbini, era pietosa la cosa. È un orario del cavolo, dai, quell'ora lì. Sì, sì, livelli. È vero, è vero. Non va bene. Non va bene. No, alle 6 chi è che c'è collegati? Nessuno a quella lì, nessuno sta lì. Chi si collega alle 6? Allora. Guarda i commenti che arriva, Ha rotto le colle, no? Cos'è? 92.000. Ah, sta maglietta del 92.000. Questa l'ha comprata mia madre al mercato per me. Guarda, tre anni fa. Guru, c'ho scritto. Guru. Ah, Guru, Guru. Niente, adesso staccamo il canale viola. Staccamo, continuiamo col canale rosso. Red Canal. E viola come si dice? Purple. Ciao a tutti. Canale? Purple Canal. Canal. Ah, Purple Canal. Purple Canal. E continuiamo con il Red Canal. Canale rosso. Fine. Che fa come lo sapevo un po' in inglese, La prima fine è questo canale lì. The End. Dopo la seconda fine è qua. Vabbè. Allora questo qua finimo qui. Sì, tanto ormai basta. Ti sei stufato, tanto abbiamo fatto tutto qui. Sì. Tutto fatto già qui. Fine! The end! Fine! The end! Grazie, ciao! Oh, grazie a Titti a proposito e Marco. Grazie a Titti, Marco e Mattia. Grazie Titti, ciao. Grazie Marco e grazie Mattia. Grazie del sostegno del canale. Thank you very much. Fine. Titoli di coda. A posto. Adesso qui ci siamo più liberi solo col canale rosso. Sì, sì, infatti. Quello del canale, Tanto qua siamo liberi lo stesso, tanto chi c'è? 135 persone, cos'è? Niente, qua invece di più dopo quando lo carichi. Qua di più, qua. Perché tutti vogliono vedere a voi, non a me. Sono molto richiesti a te, Sono molto richiesti, Te Luca sì, però te... C'è Jonathan che richiede. Jonathan ha più di tutti. Ma sì? Jonathan proprio al massimo. Io massimo. Guarda, ti dico la verità. Questo video, quando ci sei te, è il più visti di tutti. Perché ci sei tu. Perché sono io. No, 5.000 no, però 2.000 sì. Però sono molto richiesto a te io. Sono molto richiesto allora io. Te sì. Oppure devi mettere un titolo particolarmente tipo vomito. No, non si può mettere. Vomito in macchina. Conato. Non credo che si può mettere. Conato. Basta un niente che già. L'hai messo per quello l'ho che messo. Ah, allora si può mettere. Se vuole mettere allora. Perché alcuni titoli compromettenti o non te fa monetizzare oppure te lo chiude. Te lo chiude il video. Il video solo video. Sì, perché te lo censura. Te lo blocca? Sì. Ormai c'è la valutazione, capito? È tutto difficile, è tutto complicato, tutto censurato. Solo a me poi,
gli altri poi ne mette tutto quello che fa. Il cervello è complicato. Solo io perché sono Matteo Montesi. Il cervello è complicato. Quindi se c'è qualche ricordo, te sicuramente sei vittima di queste cose. Sì. Non sai, sarà sicuro. Ma non è perché sono vittima, perché fo la vittima. Perché mi rendono vittima. È altrui. Non è l'io. Sì, non è che tu che fai vittima. No. E gli altri che ti vittimizzano. Sì. Tutto. E dopo invece dice, te fai la vittima. Non lo so io. Tutto quello che mi è successo. Infatti, quello che è successo è vero. Tutti i fatti che è successo. Voglio dire, a stora ero più grosso il canale, ero più grosso dell'Ambrenedetto. E invece lui si è ingrossato per togliere a me come video. Sì. Ha tolto a me. Perché sennò c'aveva la reputazione compromessa con me, sì, dei video. Vedi che l'ha tolto subito i video. Invece Andrea, il pre e i video con te, ancora c'è il video con te. Sì, quelli sì, c'è ancora. Quelli così, c'è, no, qui è frega. Così ne frega. Così ne frega. Così ne frega lui. Così ne frega. Pornazzi, Lui però ha fatto dei salti mortali per intervistare tutti in Italia, quelli più strani, no? Sì. Però lui se credeva che casi umani. Se credeva lui fuori dalle quinte. Ad Andrea Di Pre, Jonathan, no? Ma ha detto insieme con i carabinieri, perché c'erano i carabinieri mentre mi intervistava. Carabinieri venuti a prenderlo perché lui viene portato in caserma. Allora stavano aspettando che mi finisse l'intervista, no? Di Pre, fuori da tutto, delle telecamere, ha detto: io Matteo non me l'aspettavo che eri vero. Pensavo che facevi per scherzo. Gli altri tutti finti. Sì. Ha detto tutti quelli che ho intervistato fino ad ora tutti finti. Tutti falsi era. Ha detto tu sei l'unico che sei vero. L'unico autentico. Ma ha detto fuori dal video. Se metteva quel video lì fuori dal video, era bello. Invece no, perché lui mi doveva sputtanare. Vicino al gol, Lui mi doveva sputtanare. Sputtanamento. Perché l'arte sua è quella. Sì. Mannaggia. Che cosa sbagliato. Quella che era sua prima, lei è la pornografia. Sì. Sui pornazzi. Purtroppo è così. No, però quel mondo lì è un mondaccio. Dalla fine va in 3-7 satani. Un ambientaccio, non c'è un'altra via. Ambiente brutto. Tantissimo l'ambiente lì. Ma perché le porn, quelle che vanno con lui, se c'è Stania a farsi riprendere? Perché si drogano. Se drogano, se la è. Sotto effetto ipnotico stai con tutti. Stupefacenti. Sei ipnotizzato. Plagiata. E sta bene pure a far pubblicare i video, perché tanto fanno quel lavoro lì, così ne frega. Sì, infatti. Io non capisco come fanno queste a fare la pornografia che dopo i genitori le guardano, ma non gli fa schifo. Infatti lo so davvero. I genitori dopo guardano a sé persone, capito, che se sbudelle nel corpo per con tutti. E dopo come Cicciolina che è stata con Cavallo, ma a parte Cicciolina anni 80. Cicciolina anni 80. Cicciolina Moana Pozzi era un pornografia non al limite proprio della follia come a te. Sì, il cavallo è al limite, però te voglio dire adesso proprio al massimo dell'uscita, delle vendite del corpo. Al massimo dello sforzo. Però una volta era un po' meno grave. Ad è proprio il massimo, assurdo, capito? Al massimo davvero. Non fai sapere te. Se sa, dai. C'è sindato. C'è andato quella volta a vedere. Tanto tutti siamo stati curiosi quando eravamo un po' più giovani ad andare al sexy shop a vedere quello che c'era. Io sono stato obbligato dal mammo. Da zio Mario. Da io pure sono stato obbligato. Sa pure volume adesso. No, stava registrando. Però se non c'è la musica. Ma tanto cosa ti frega? È 0-0. Sentivo l'audio, la prima volta la partita si sente anche l'audio. La partita la capisco meglio. Ma tanto volte quando troppo l'audio c'è solo le immagini. Adesso fra poco staccato. L'audio è meglio l'audio. Ma tanto ormai il primo tempo è quasi finito. Il secondo tempo manca poco che finiamo su video. Tanto le 9. Ed è uno che era invitato. Cos'è? È una fotografia. Ah, una foto, No, è il tuo regalo da Fabrizio. Ah, Fabrizio! Una cartolina ci ha messo. È una miseria. È stato gentile Fabrizio. Grazie Fabrizio. Nostra, casa vostra. Vedi, per merito di Fabrizio noi siamo riuniti. Perché per merito di Fabrizio. In parte Titti per l'uovo, no? Sì. Dopo l'altra roba di parte Fabrizio. L'altra roba l'ho aggiunta io. Perché Fabrizio il formaggio, i salami. Fabrizio uguale quello che No, Fabrizio Fabrizio. Fabrizio non l'abbiamo visto mai. Che ha fatto i stivali per Luca, quelli altri di Sebastiana.
Fabrizio che era che serviranno per i fiumi stasera. No, Fabrizio, quello che era al mare stasera, no. Quello del Torino. Ah. Quello del Torino. Ah, quello del Torino era. C'hai ragione, però sta a Roma, sta. Ragazzo del Torino. No, a Torino. No. Sta a Torino, sta a Fabrizio. Quello Torino. Che era al mare stasera. Gianluca. Gianluca. Ah, Gianluca Antonella. Gianluca Antonella sta a Roma. Sta a Roma. A Torino stanno, mamma non mi ricordo. Torino! Non mi ricordo. Da Roma non viene in vacanza qui da noi. C'hai ragione. Da Roma non viene in vacanza. Vanno a Frigene. A Ostia, che è un macello. No, non è Costia, A Ostia. Una Ostia. Un macello di San Frigene, le Dispoli. Lì a mare, La Dispoli, Terracina. Anche le Dispoli, Terracina. Però laggiù è pericoloso. La macchina lì te trovi solo il volante. Sì, se la trovi. Se la trovi niente. Ah, giusto, te la rubi. Dai, su, no. A meno che non paghi al parcheggiatore abusivo. È vero, è un casino. Allora, comunque grazie Fabrizio ancora, grazie a tutti dell'uovo di Pasqua, grazie Fittuccia, grazie a tutti che abbiamo mangiato pure stasera. Pure te Clacla hai mangiato? Ho mangiato un po', poi grazie a me stesso che ho portato le salsicce in più, sì. E le paste, e la birra. Ah, ecco, la birra ha servito. Sì. Le salsicce e le paste potevi fare a meno, perché se potevi andare avanti solo con le un'altra cosa, se succede che un'altra persona oltre Fabrizio ci manda qualcosa di assaggi, perché qua Fabrizio ci ha mandato la colomba e l'uovo, quindi quei dolci stanno a posto. Lo so. E poi anche con le tanto c'era il salame, le olive, poi c'era il salame al tartufo, al vino e al cinghiale, ci bastava. Però io pensavo che era troppo saporito, ci voleva qualcosa di meno saporito, preso un po' il sapore. Sì. A posto. Speriamo che non hai speso tantissimo per questa roba. È una ventina a partite. Comunque dai, vi saluto, tanto è così. Allora io vi saluto, anzi noi vi salutiamo e alla prossima. E alla prossima famo l'appello allora, per chi è che gli piace si forma te qui gli assaggi, mandateci qualcosa dalla lista Amazon che trovate, oppure qualcosa però imballato da Amazon per farci assaggiare, però una roba buona, no? No, il formaggio, no, il formaggio del cazzo. Cosa buona è? Cosa buona è? Formaggio pecorino. Pecorino. Non il sapore del mambo. Il formaggio, quello che hai preso te quell'altra volta, quello era buono. Sì, quello buono il formaggio. Quello lo fai il metauro. L'ho preso al sicuro te, quello era buono. Quello è il pecorino. Apposta. Allora dai, fa l'appello. Allora, invitateci in albergo. Albergo. Ma non c'è saponda in albergo. È chiusi, giusto, chiusi. Falliti, ormai fallisce. Allora, niente, allora tutti chiusi, Ristorante manco. Ristorante niente. Perché c'era pure il format del gatto nero, quello pure niente. Chiusi. Ma può essere pure che fallisce. Sì. Perché come fa a tenere aperto ormai? Allora, l'appello è per i pranzi Earth E gli assaggi con Jonathan. Chi è che vuole vedere a Jonathan ci manda gli assaggi, così stavo qui, c'è Jonathan. Ci sono anch'io a meno che fare ovviamente ci sono anch'io a meno. Se volete vedere a Jonathan, l'unica soluzione è gli assaggi dalla lista Amazon. Avete capito? Avete capito? Che vuole vedere me. E poi chi è che vuole fare qualcosa di bello per Jonathan che lo fa contento? Se ci avete la PlayStation 5 che la 4 non ci fate niente, ma dategli la console. La 4. La 4 vuole, no? La 5. La 4, sia chiaro. Chi è che c'ha la 5? La 5? La 4 non ci fa niente, da giorno. Grazie a me, mandasse a me qualcuno. Invece da buttarla via. Sì, c'era una persona, un ragazzo che mi ha detto: Matteo, io ho una 4. Te la mando, io ho detto sì, mandamela, perché una la pia mio figlio, perché la sua si è rotta. Dai, la mia è rotta. Sfiga. Quindi adesso se te ne ricevi una, la precedenza ce l'ha quel giorno. Come si è rotta, mette la cosa? Come si è rotta? Non lo so, però... Aspetta, se te ricevi una PlayStation 4, no? Come una ce l'hai anche? Una ce l'ho io, perché me l'ha mandata Fabio per farci le live sul canale. Perché te fai le live per... Farò le live con Burnout, se così qui, dopo quando viene mio figlio ci gioca con me. Quindi ce n'hai una te, dopo però se ne ria un'altra, quella deve andare a tuo figlio. Però vediamo un attimo se mio figlio adesso la vuole giustare, vediamo se funziona. Però o a mio figlio o a Jonathan, però sicuramente se uno mi dice io la voglio che la dai a Jonathan, io la do a Jonathan. Ah, capito? Se uno proprio ti dice, oppure dal bambino, la dai al bambino. Però comunque guarda, ce n'è tanti che c'hanno la 5 e quella 4 la buttano via. Perché la devi buttare via? Ce la danno a noi. Giusto, mica è pretende, mica è volere. Però, e invece da buttarla via, noi ce l'abbiamo fa Venga. Famoso.
Dopo te già comunque la 3 la butti via, pure la usi ancora, per male. Penso che posso usare ancora un po'. E riceverai la 4, vedete, da un fan. Sarà un po' quella, un po' quell'altra, un po' una, un po' l'altra. Un po' una, un po' l'altra. Invece la 2 l'hai buttata via proprio, la 2 quella. Però non funzionava per niente ormai. Ah, non funzionava più? Era troppo vecchia. Troppo vecchia quella. Tutto sgranellato, se vede. Troppo vecchia quella. La 1 non ce li vuole mai, invece. Uno mai, solo la 2. Io ce l'ho, mai. Te ce pure la 1. 2 e la 1. La 1. La 1 quando ero scappata? Tekken 3 c'avevo. La 1, che anni è scappata? La 1 nel 95, 96. Allora ai tempi che ancora c'era là quello di sera. C'era l'impiccato. C'era Michele, veniva a casa mia a giocarci. Michele, un anima. Piccato. Eterno riposo da Michele, signore, respiro della sua luce perpetua. Quasi in pace. Amene. Adesso sei rincontrato con la sorella. Sì, siete congiunti. Eppure con la nonna. Con la nonna. Con la nonna, con la nonna. Sì, anche se la nonna, anche zia Cla, zia Mimmi, cosa dirò, anche con zia Pappa Zuga, con anche con zia Mimmi, anche sa Pappa, mamma mia quanti ne è morti, che roba, diciamo l'eterno riposo per tutti, per tutti, brava zia, tutti eterno riposo, un lavoro, signore, rispetto a Dio, la luce perpetua, riposo in pace, amene. L'eterno riposo con il loro Signore, rispetto a Dio, la luce perpetua, riposo in pace, amene. Eterno riposo, dona loro Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposo in pace, amen. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Terminiamo tutto adesso? Per giù. Hai parlato piano. A posto, allora finiamo qui. Tende, fine. Finiamo qui. Sì, dai, è finita. Famo una foto mentre è finale. Sì, dai. Famo una foto. Una foto finale. Finito tutto. Facciamo la foto. Il baratro ci aspetta. Stiamo a fondo del barile. Adesso chissà quando faremo su video degli assaggi, chissà quando quanto può aspettare. La colomba dei Titti. Però la colomba solo la colomba dei Titti. Non puoi fare la colomba. Non potremmo fare gli assaggi solo con la colomba. Solo con la colomba, non basta quella. Finché non arriva qualcos'altro insieme con la colomba. La colomba da sola viene. Però se non viene qualcos'altro non lo potremmo. Basta solo la colomba, basta la colomba sola. No, perché solo il dolce. Basta, prima il salato, poi il dolce. La colomba non basta da sola. Quindi chi è che vuole mandarci qualcosa e vederci un'altra volta in un format nuovo, bene, se no non ci vedrete più. Mai più. Mai più addirittura. Mai più, devi venire vedere i video vecchi. Io perché tutte le volte a metterci io non la fo più adesso mai. No, basta. Io devo mettere la priorità al dentista, l'avvocato, tutto. Quindi se ci volete vedere, se no non ci vedrete più, dovete guardare i video vecchi. Fate un po' di repliche. Ecco. Allora, te ende. Quindi fine. A posto, fine. Fine. Io ti dico da. Fine.
Thank you.